Buonasera, allora spetta a me il compito del primo saluto in questo ventennale del macro. Da qualche mese sono presidente dell'azienda Pala Expo, che come sapete ha una serie di musei, anzi forse l'unico museo è questo, e poi il Palazzo delle Esposizioni, il Mattatoio e il Museo delle Periferie. E comincio con una storia abbastanza vecchia che è successa qui. Nel 1997 stavo facendo un lavoro con Paolo Canevari e il macro non c'era. C'erano delle vecchi magazzini della Peroni dove si fece una mostra collettiva di vari autori, tra cui, non so se alcuni di voi se lo ricorderanno, Paolo espose quella famosa Brabant con tutti i copertoni sopra. E quindi io feci una foto di questa Brabant. E poi siccome Valerio Magrelli, che ho visto che anche Luca Lopinto ha inserito in una bellissima pubblicazione, come insieme a Emanuele Trevi e altri amici scrittori, aveva appena scritto una poesia sulle Brabant, decidemmo di fare una cosa insieme, io, Paolo e Valerio Magrelli, e fotografai Valerio Magrelli davanti a questa Brabant. Stavamo da soli in questo posto, a un certo punto si aprì una porta e un uomo anziano con un bastone iniziò a camminare verso di noi. Io ero diventato miope intorno ai 42-43 anni e quindi all'epoca vedevo abbastanza bene, però non lo riconobbi subito. Quell'uomo era Michelangelo Antonioni. Questo per dire di quante strane coincidenze possono succedere in una città come Roma. Lui non parlava più, ma per 15 minuti stette noi a vedere che cosa stessimo facendo, e fu una scena, devo dire, particolarmente commovente. Noi logicamente andammo a omaggiarlo, maestro, maestro, lui fece sì con la testa, poi si girò e riuscì. In una città come questa, un museo come questo, credo che sia straimportante, anche perché siamo talmente, per tantissimi aspetti, diciamo, tra enormi virgolette, soffocati dall'arte antica, che un museo di arte contemporanea dovrebbe essere sempre un termine, diciamo, ippico, anche dalla mia MIS, visto che sono appena arrivato dalla campagna, però foraggiato. E i 20 anni di questo museo, come la storia di quasi della grande maggioranza delle istituzioni, sono sempre stati un po' altalenanti, alcuni migliori, alcuni peggiori. Logicamente neanche sotto tortura dirò quali sono stati i peggiori o i migliori, però è andata così come tantissime istituzioni. Ma parlavo prima con Danilo Ecker, che nel primo anno di Danilo, il primo anno di festival, noi facemmo una mostra che si chiama Case History di Boris Mikhailov, che adesso ha una retrospettiva alla Maison Européenne de la Photographie, e nel 2010 fece una grandissima e bellissima mostra al Tate Modern, e questa mostra fu veramente bella, con Boris e Vita che venivano qui coi chiodini a mettere tutta la stanza, che è la stanza dove adesso c'è Pound e Pasolini, e purtroppo per tutta una serie di carenze, chiamiamole così, strutturali della macchina museo, non riuscimmo, credo che sia io che Danilo avremmo fatto di tutto per comprare quel lavoro, per storicizzarlo, eccetera, eccetera. Per cui come azienda sono contento che ci sono, diciamo, consiglieri di amministrazione qui in sala, ci sono i vertici dirigenziali, e quindi mi fa piacere che, cioè, questo è anche un segno di come l'azienda Pala Expo tenga tantissimo, ma veramente tantissimo, e siamo anche molto contenti che con, diciamo, il nuovo CDA anche il museo, mi sembra, anzi sono sicuro, stia andando meglio. Noi tutto quello che possiamo fare lo facciamo, sicuramente abbiamo dei grandi progetti per il 23, senza minimamente intaccare l'identità che è della direzione di Luca Lopinto, ma facendo tutti i progetti, e, diciamo, anche su altri linguaggi, perché sulla molteplicità di linguaggi noi pensiamo che l'azienda debba andare avanti. Mi fermo qui perché credo che sarà una giornata molto lunga. Mi spiace non stare a sentire gli interventi di
tutti i direttori che si sono alternati alla guida del museo, ma appunto una cosa molto emozionante per me, purtroppo sapete che uno dei miei più cari amici, Rocco Carbone, è morto anni fa e fra pochi minuti dovrei presentare il suo libro alla Nuvola perché un editore ha deciso di ripubblicare tutti e 7 i romanzi di Rocco e quindi non posso assolutamente, non avrei mai potuto dirgli di no, però vedo che ci sono gli strumenti, diciamo, abbastanza, quindi guarderò tutto quanto e se possibile verrò domani a assistere a tutta la giornata. Grazie a tutti e do la parola a Luca Lopinto, ringraziandolo per il lavoro. Grazie Marco De Logu e grazie a tutti voi e a tutte voi di essere qui, nonostante il ponte, la pioggia, che forse ha smesso e sta arrivando un po' di luce. E, l'idea di questa giornata appunto è stata quella non tanto di celebrare 20 anni del Macro, che sono 20 anni dal 2002, in realtà da quando sotto la direzione di Danilo Ecker e viene dato questo nome, perché forse, come sapete, immagino la maggior parte di voi, lo spazio dell'ex birreria Peroni nasce inizialmente come galleria comunale, quindi non come Macro, quindi viene istituito nello status attuale appunto 20 anni fa. E l'idea di oggi non è tanto appunto una celebrazione o autocelebrazione, ma realmente provare a sfruttare questa ricorrenza come momento di riflessione sulla storia di questo museo, che appunto ha avuto un'identità abbastanza tormentata, direi, nel quanto è stata soggetta a molti cambiamenti, e cercare di farlo appunto in due momenti, in due giornate. La giornata di oggi, dove appunto mi interessava portare tutti insieme le persone che hanno diretto questo museo, e quindi a partire da Danilo Ecker, che un po' farà da cerimoniere d'apertura, in quanto appunto è lui che ha dato il là poi alla programmazione e alla storia di questo museo che continua ancora oggi, Luca Massimo Barbero, Bartolomeo Pietromarchi, e purtroppo Federica Pirani non potrà essere qui oggi perché è malata, Giovanna Alberta Campitelli, arrivando a Giorgio De Finis, e l'idea è appunto che ognuno brevemente si susseguirà raccontando un po' quella che è stata la loro visione del museo, per poi invece aprirci a un dibattito, e forse la parte anche più interessante della giornata, che sarà moderata da Francesco Stocchi, curatore del Boymans, fondatore e direttore del Foglio d'Arte, una persona credo molto autorevole e che ho pensato potesse essere la giusta figura per moderare questo incontro. Domani invece sarà la volta un po' degli attori del sistema dell'arte di questa città, ovviamente non vuole esserlo in alcun modo, farlo in modo esaustivo, e cercando di appunto di strutturare quella giornata attraverso dei punti e dei temi, e quindi lascerei la parola adesso a Danilo Ecker, e colgo l'occasione per ringraziare tutto il team del museo che ha lavorato appunto duramente per rendere possibile questa giornata. Quindi grazie a tutti e grazie di essere qui. Intanto grazie a tutti, grazie a Luca Lopinto per l'invito, grazie al Macro che mi ha invitato, grazie a voi che, malgrado la giornata terribile, siete arrivati, quindi grazie a tutti. Ma io parto da un fatto, che ho una mia piccola legge privata e personale che mi impone e mi ha sempre imposto di non parlare dei musei che ho diretto e di non frequentare i musei che ho diretto una volta lasciato l'incarico. E quindi anche oggi non parlerò di cosa abbiamo fatto, perché è una regola alla quale mi sono sempre attenuto e non vorrei infrangerla proprio oggi.
Quindi non parlo di quello che io ho fatto, non parlo di quello di cosa è stato il macro, anche perché un'altra delle mie piccole abitudini è che ogni volta che lascio un incarico faccio una relazione finale. La relazione viene protocollata, in questa relazione, che è un piccolo volumetto all'interno del quale è segnato tutto quello che è stato svolto, viene protocollata ed è nei vari musei, è al Comune di Bologna, è al Comune di Torino e credo che sia qui protocollata alla Sovrintendenza di Roma. Quindi non vorrei parlare di questo, ma vorrei però fare un piccolo intervento in relazione a che cos'era il macro, qual era lo spirito, l'obiettivo del macro, cioè quali erano in fin dei conti le aspirazioni per cui è nato macro. Credo che questo sia poi di fatto il tema fondamentale di tutti i musei, non solo di macro, cioè capire qual è lo spirito, perché sulla base di questo poi il direttore si muove. Il direttore di un museo non inventa nulla, non è il pilota di macchina che guida completamente. C'è una strada, c'è una direzione, questa direzione viene stabilita nei musei pubblici dall'ente politico e in qualche modo questo sogno è quello che il direttore cerca di realizzare. E io vorrei appunto partire dalla cosa più semplice, cioè partiamo per capire che cos'era il sogno di macro, che cos'era l'obiettivo, che cos'era l'idea, l'ideale del museo quando è nato nel 2000. Io partirei proprio dal nome. Ora, pochi sanno che il nome macro, non l'ho inventato io, è il frutto di un'elaborazione fatta da uno studio di pubblicità molto importante come Armando Testa. È stato Armando Testa che nel 2000 ha fatto uno studio valutando attentamente che cos'era il meccanismo di macro. Ricordo che all'epoca lo studio di Armando Testa ha fatto solo due loghi di musei, il Museo di Rivoli e il macro. Sono gli unici due loghi realizzati da Studio Testa. Ovviamente Studio Testa l'ha fatto gratuitamente perché macro all'epoca non aveva minimamente le risorse per poter pagare uno studio così importante per fare uno studio di questo tipo qua. Il logo di macro era molto semplice, aveva una M in grassetto per sottolineare il fatto che questo non era uno spazio pubblico, ma era un museo. È un segnale importante, non si apriva un nuovo spazio pubblico, si apriva un museo. C'era poi AC scritto con un carattere più sottile per indicare che questo museo aveva una vocazione precisa, che era l'arte contemporanea. Era specifico d'arte contemporanea, non era un museo generico, era un museo che aveva una sua collocazione precisa. E poi c'era RO, che nell'edizione, il logo originale era rossa, cioè il colore amaranto di Roma, perché si sottolineava il fatto che era sì un museo, era sì dedicato all'arte contemporanea, ma aveva uno specifico compito di promozione, di valorizzazione, di sostegno dell'arte di Roma. Ecco, da questo nasce il progetto macro. Questo logo poi è stato cambiato leggermente, è rimasto fortunatamente il nome, il logo è stato sfortunatamente, per il mio modo di vedere, cambiato, però il logo è rimasto, il nome è rimasto e questo secondo me è abbastanza importante. Ora, mi sono preso alcuni appunti per verificare il fatto di avere appunto un'idea di museo, il fatto di avere questa prima idea di museo si muoveva sostanzialmente su due aspetti fondamentali. Qual era il principio di base che il Comune di Roma voleva con questo museo? Era sostanzialmente quello di indirizzare due grandi progetti. Un progetto di internazionalizzazione e un progetto di valorizzazione del territorio. Il fatto di pensare che questo potesse diventare un grande museo internazionale è stata la prima grande mossa che ha fatto il Comune in quegli anni. Macro si inserisce in un progetto politico di valorizzazione della città che vedeva in quegli anni nascere
l'auditorium, vedeva in quegli anni nascere la festa del cinema. In quegli stessi anni Roma stava copiando da Parigi la Notte Bianca, stava seguendo una politica internazionale e il macro nasce sotto questo spirito, nasce sotto logica internazionale. Non è un caso infatti che la prima mostra si chiama Ipotesi di una collezione e intorno a quella mostra arrivano tutta una serie di grandi artisti, Anselm Kiefer, Mario Merz, Solluit. Solluit stava progettando di disegnare il muro degli ascensori. Quindi c'era una volontà molto forte, molto radicata, di lavorare sul piano di internazionalità. Ora vorrei, cioè, in questo momento di solito uso una parola che oggi come oggi può risultare quasi una piccola parolaccia, e quindi la dico con attenzione, con cautela, con delicatezza. Ma questo era un museo che mirava all'eccellenza. L'eccellenza lo so che è detta così, suona male, ma in realtà eccellenza voleva dire cercare di misurarsi in un contesto che non fosse il contesto locale, ma che fosse un contesto reale, di grande dibattito internazionale. Questo era il concetto di eccellenza sul quale Macro ha posto le proprie basi. Su questo si pensava di costruire un rapporto forte, solido, con i grandi musei internazionali. Per questo motivo venivano coinvolti artisti di carattere internazionale. Il primo artista che è stato fatto al Macro proprio con l'apertura del museo era Tony Hoersler. Tony Hoersler era anche in questo caso un segnale. Tony Hoersler era all'epoca, soprattutto anche oggi, ma soprattutto all'epoca, stiamo parlando dei primissimi anni 2000, una delle figure più significative del panorama contemporaneo americano, quindi dava l'impressione, dava l'idea immediata di essere un museo che si muove in una dimensione internazionale. Era un artista sicuramente prestigioso di nome, quindi rappresentativo, e terzo, utilizzava un linguaggio, quello del video, della nuova tecnologia, dei meccanismi di espressione più fortemente contemporanei, e quindi in qualche modo rappresentava quella ipotesi, quell'idea, quel sogno di costruire il primo grande museo d'arte contemporanea a Roma. Dico il primo grande museo d'arte contemporanea, e qui apro una parentesi perché vedo l'amico Bartolomeo, che all'epoca non c'era ancora il Maxi. E quando lo studio di Testa mi propone il nome Macro, io la prima cosa che faccio, chiamo Paolo Colombo, che allora era direttore di questo progetto che si chiamava Centro dell'Arte Contemporanea, e gli dico: noi vorremmo chiamarlo Macro, se però voi lo volete chiamare museo, io faccio un passo indietro, prima viene il Museo Nazionale. E lui mi dice: no, il nome è Centro d'Arte Contemporanea e io voglio il nome Centro d'Arte Contemporanea. Accanto comunque a questo percorso si sviluppa un percorso invece di promozione dell'arte contemporanea locale. Ecco che viene fatto tutta una serie di lavori sul territorio, in particolar modo valorizzando e premiando e sostenendo quegli artisti che avevano già un profilo importante, ma che avevano bisogno assoluto, bisogno di un'istituzione in grado di fargli fare quel salto, di portarli in una dimensione diversa. E era la Scuola di San Lorenzo, per la quale abbiamo dedicato personali, eccetera. Ci mancava una cosa, e questo secondo me è fondamentale, che è l'idea di aprire uno spazio fortemente sperimentale. Il museo non può essere tutto. Ogni museo non ha all'interno una cosa intercambiabile per cui si può fare di tutto. L'apertura di Macro Future, che era il vecchio mattatoio, aveva un ruolo fondamentale. Permetteva intanto la riqualificazione di un luogo, ma soprattutto permetteva al museo di avere uno sbocco sperimentale che non in qualche modo interferisse con il progetto generale.
Questo era lo spirito importante di Macro Mattatoio. Macro Future nasce con questo spirito, nasce con lo spirito di posizionare a fianco a un museo di eccellenza, lasciatemi usare questa parola per cortesia, accanto al museo di eccellenza un museo fortemente sperimentale, un motore di ricerca costante, un motore di ricerca continua. Non è un caso che la prima mostra Mediterraneans ha chiamato i più importanti curatori e direttori di museo di tutta l'area mediterranea e ha presentato quegli artisti che oggi sono considerati tra gli artisti più significativi del panorama contemporaneo. È chiaro che quello che ci mancava, ed è quello che manca ancora oggi al Macro, è la possibilità di avere una forte autonomia. I primi anni sono stati caratterizzati da un tentativo di creare un percorso di autonomia. Un percorso di autonomia che è stato difficilissimo per una marea di ostacoli, a cominciare dalla sovrintendenza, che peraltro c'è stata vicina in altri frangenti. Ma noi siamo arrivati a un millimetro da creare la fondazione autonoma Macro. Un millimetro. Avevamo trovato uno sponsor che pagava esattamente la metà dei costi generali di tutto il museo. E lì, sul bordo di questo piccolo salto, il Comune ha pensato di non fare quel salto. Si è fermato. Quando il Comune si ferma davanti all'ultimo gradino, significa che c'è qualcosa che non può più andare avanti. È un bordo, è una fine, è è un limite invalicabile. A quello scalino io continuo ad essere, a considerare quello scalino come il grande limite di Macro. Ecco infatti che oggi siamo qui per il ventennale, non mi sento di festeggiare il ventennale. Il progetto di Macro che avevo in mente io, per il quale è iniziato, è fallito. Uno deve riconoscere il fallimento. Macro non ha potuto diventare, ma non per la direzione ovviamente, non ha potuto diventare, ma per un disinteresse generale. Oggi noi festeggiamo, riconosciamo la nascita di un museo, del primo museo d'arte contemporanea di Roma. Vi sembra di vedere fra il pubblico il sindaco di Roma? Vi sembra di vedere fra il pubblico l'assessore al Comune di Roma? L'assessore al bilancio? Questo è uno scandalo. Stiamo presentando, stiamo ricordando un museo che ha 20 anni, che ha segnato nel bene, nel male, in un modo o in un altro, ha segnato alcune pagine, ripeto, belle, importanti o meno, della storia dell'arte contemporanea della città, e oggi noi non abbiamo la rappresentanza del Comune di Roma. Questo è il CIE. Qui può esserci qualunque direttore del mondo, ma se dietro tu non hai l'appoggio della città che ti deve difendere, che ti deve sostenere, qualunque direttore, anche Mandrake, non riuscirebbe a fare nulla di più di quello che si cerca di fare oggi. Il fatto di essere qui in questo momento, riconoscere che alcune assenze di peso importanti, è il segnale di che cosa non ha funzionato, è il segnale di questo piccolo fallimento, però è anche il segnale che sono passati 20 anni, Macro c'è. È il segnale che comunque, al di là di tutto, comunque è un museo che si è radicato a tal punto nella città che non è più possibile toglierlo. Allora, non avremo raggiunto tutti gli obiettivi, abbiamo raggiunto però il fatto di consolidare, di mettere le basi per una struttura fondamentale per Roma. Grazie. Come dicevi, Danilo, appunto, i musei vincono sempre, e questa è la cosa, e rimangono, le istituzioni vincono, devono comunque impegnarsi, e questo è, come dire, la grande diatriba. Ma
volevo aprire con un altro incontro appena arrivato in città, in questo luogo piuttosto curioso, con un cognome, come disse qualcuno seduto là dietro, da professore di epigrafie greco-romane, di uno anche cattivo che boccia. E mi dissero: ah, beh, benvenuto, un piemontese a Portapia. L'inizio, l'incipit è abbastanza curioso. Il cantiere era straordinariamente, come dire, in ripresa. Ci sono state delle grosse pressioni, ovviamente, sulla parte politica, sul desiderio di questa parte politica, di un raccomandato di Cacciari che però lavorava per Alemanno. Quindi c'era questa confusione per me, che in realtà poi ancora mi occupo semplicemente di, come dire, come hai detto tu, avere o far avere, come dire, una sorta di progetto, di desiderio, eccetera. Mi sono essenzialmente concentrato con una squadra delirante, devo dire piuttosto interessante, oltre a quella istituzionale, ma anche una banda di giovani sciagurati, su un tema che era abbastanza ignoto e segue proprio questo tema dell'arte contemporanea. Esistono solo gli artisti o dobbiamo pensare anche a un pubblico? Siamo sempre fra di noi o appunto dobbiamo formare un pubblico cercando, come dire, di essere dei sani untori e andare a cercarli non si sa dove, perché poi in realtà noi siamo, tra l'altro, il paese, da una recentissima ricerca, con l'età più alta nella media europea dei visitatori delle mostre dei musei, al di là delle ovviamente programmazioni didattiche. E poi che cos'è? È una grande casa, come hai detto, era un grande sogno che ereditavo in un qualche modo e che quindi bisognava portare a compimento. E penso, alcune delle persone che sono qui hanno lavorato, curato, scritto, esposto, eccetera, in quel macro di 2 anni e mezzo, ma soprattutto sono diventato una specie di curiosa personalità che sa adesso che cos'è un DDL. Ed è stato forse il rapporto più curioso per riuscire ad aprire, non più tardi, mi sembra, del 3 o del 10, non mi ricordo più, di dicembre del 10, questo museo, almeno questa parte, oltre a in un qualche modo infervorare Testaccio, che era un luogo piuttosto curioso. Pensare al pubblico, multidisciplinare, che è un termine che detesto ma mi piace come idea, perché fa un po' anni 70 che adesso tornano sempre, insomma, ma soprattutto con degli aspetti molto diversi, essere polimorfo, poliforme, come la sua natura, museo della città, disposto in 2 luoghi della città, 2 anime diverse che vanno collegate, il rapporto con l'architettura, un pubblico che ha bisogno di rivedere sia la storia che la contemporaneità. 40 mostre in 2 anni e mezzo, operazioni curiose, tra l'altro collegamenti con questa difficoltà che tutti conosciamo di far parlare gli edifici, l'apertura contemporanea al maxi, qualcuno mi disse addirittura sembrava di essere a New York, e io continuavo a dire no signori, siamo a Roma, che è molto meglio. La cosa curiosa è che sta funzionando paradossalmente una liaison. Guardo un'altra persona qui davanti a me, e il direttore del macro sedeva a questo tavolo curiosissimo di guerra, felice, in sovrintendenza, e mi sembrava di essere entrato in una specie di racconto di Savinio. C'erano le ville, c'era il museo, c'erano gli edifici, ogni persona aveva uno o più edifici e io avevo questo pluriedificio insieme a questa squadra di pazzi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di portare sempre più vivo questo luogo, fino ad inaugurarlo, fino addirittura a riempirlo negli spazi più impensati, le proiezioni, i macro video drink scandalosamente riusciti, esposizioni sulle passerelle, l'idea di riaprire tutti gli spazi possibili, appunto come citava Danilo, le trombe degli ascensori, le commissioni, eccetera. Detto questo, è un programma che, come sappiamo, è esposto bene o male sul sito. Vitalità, cantiere, no rovina. Non si portano rovine a Roma, come non si porta acqua a Venezia. È una regola fondamentale. Quindi vitalità, pubblico,
giovanissimi e soprattutto la possibilità di dare loro un'offerta straordinariamente varia con dei rapporti istituzionali abbastanza forti che siamo riusciti ad avere, compreso quello con Enel, che rese anche in parte possibile, come dire, il compimento di questo rapporto. Ma io continuavo appunto con questa banda di sciagurati a pensare di essere un nuovo direttore dei lavori, per cui mi fa piacere che ogni direttore che incontro oggi sa benissimo qual è il problema di questa sala, di quell'altro spazio, eccetera. Io sono, penso ormai, io non sono capace di allacciarmi quasi le scarpe, nel senso che non ho molto potere manuale, insomma, però so esattamente dove sono gli attacchi delle prese, dove sono gli scarichi, quali sono i problemi, quanto è costato questo e quell'altro. Quindi essenzialmente abbiamo dato corpo a una casa e l'abbiamo riempita di gente che è quello che in un qualche modo deve fare, essere aperto, essere transitabile, come nel primo grande progetto, insomma, l'idea di essere un luogo che fa transitare in queste vie con dei nomi di città, che mi piace molto questa idea, sempre un po', se vogliamo, metafisica. De Chirico e Savigno dicevano: ci sono degli edifici che sembrano catapultati dalle mani degli dèi, insomma, ma se non sono transitabili e se non si officia in un qualche modo, in modo libero, non funzionano. Dirvi del lavoro di Buran, dirvi delle cose che abbiamo fatto, chi abbiamo celebrato, le cassettiere, questo non ha senso e sono d'accordo con te. Quello che io dico, e lo dico perché ci sono questa sera gli amici e i colleghi che hanno condiviso questo onere e questa fatica, è quello che trovo ogni mattina quando vado in chiostro di Palladio, un altro architetto con cui fortunatamente non ho dovuto avere dei rapporti, perché tutti i miei amici dicono: guarda, tu non sei uno storico dell'arte, ma tu sei in realtà uno storico dell'architettura, dovevi fare architettura. Sbagliato. Questo motto è il motto della lapide di Cini, dove lavoro adesso, la Fondazione Cini a Venezia, e lo uso per chi è qui dentro questa sera per dire che cos'è il macro. Insomma, se volete sapere che cos'è il macro, guardatevi intorno, è semplicemente questo, siamo tutti noi e il pubblico che lo fa, per cui ringrazio Luca per l'invito, gli organizzatori e tutte le persone che hanno sfidato questa monsonica bellissima giornata. Grazie signori. Ecco, in fila, a turno a parlare di questa avventura, sì. Devo dire, credo che ci sia una differenza un po' in quello che diceva Danilo, che parlava di fallimento. Io forse sono arrivato a un punto in cui questo luogo lo immagino come una cosa ulteriore, un luogo di sperimentazione permanente su che cosa sia un museo, perché effettivamente ha avuto tante di quei percorsi e tante di quelle storie che, nel bene e nel male, assolutamente, poi ognuno di noi ha una sua idea di che cosa debba essere un museo, di che cosa debba servire all'interno di una città come Roma, a chi si debba rivolgere, qual è il suo pubblico, però appunto la difficoltà di farlo ogni volta praticamente da zero ha dato anche adito a fare tutta una serie di riflessioni che credo verranno fuori molto nella discussione che avremo dopo con Francesco. E comunque sì, l'altro aspetto è quello che la vera differenza di una istituzione culturale si fa anche sulla durata. Noi abbiamo avuto questo posto per un tempo molto breve, parlo di Luca, di me, Danilo invece ha avuto un periodo lungo per, cioè giusto, diciamo, di credo 8 anni, no Danilo, per dare un forte imprinting a quello che era la nascita di un museo e la visione culturale che gli stava alla base. Ma Luca 2 anni e mezzo, io forse poco più di 3, ma neanche, forse 3, e via via dicendo, coloro che ci hanno succeduto non hanno mai superato i 3 anni. Cioè questo è qualcosa di impensabile in una struttura così complessa, in una città così complessa, e che ogni volta deve ricominciare da zero a riportare l'idea di che cosa debba essere, che cosa deve fare e che identità debba avere.
E quindi si cerca di tenere il massimo di quello che ha raggiunto colui che ti ha preceduto. Nel mio caso era Luca Massimo, che, come giustamente ha detto, ha avuto il grandissimo merito di portare a termine un cantiere eterno, perché era partito nel 2002, no? Mi sembra. Quindi stiamo parlando, come il Maxi, di un cantiere difficilissimo, con tantissime problematiche anche lì, di ditte fallite che hanno abbandonato sul campo, di lunghi periodi di abbandono dove le strutture cominciavano a rovinarsi. Insomma, c'erano delle questioni che oggi ci riportiamo ancora dietro, e non casualmente. Quindi grandissimo merito ad aver dato la possibilità di chiudere questo cantiere, di far nascere questa parte di museo, dopo tutto il lavoro fatto da Danilo, avendo creato quello dall'altra parte, quello che sta nell'altra parte. Quindi io mi ritrovo finalmente con un museo che ha perlomeno finito i lavori e i suoi spazi. E lo interpreto come dicevamo prima, cioè non come un semplice museo, ma come un centro di produzione viva, come un centro di produzione artistica e culturale, che non riguarda soltanto il mondo dell'arte contemporanea, ma che si rivolge anche a tanti altri linguaggi, perché questo in questa città è lo spirito con il quale si può parlare ai tanti pubblici, no? Non soltanto a un pubblico, ma ai tanti pubblici di cui è formata l'anima contemporanea di questa città. E quindi l'idea, appunto, di aprire tutte e due gli ingressi e trasformare questa hall e la terrazza sopra come una piazza pubblica, quindi accessibile da chiunque in qualsiasi momento senza pagare un biglietto, quindi senza sentirsi di dover venire in questo edificio come si va ad un museo, quindi come si va a pagare un biglietto per vedere una mostra. No, un luogo d'incontro, un luogo su cui si può venire, come era nella tradizione nord europea, di centro culturale, di centro di incontro e di tante altre dinamiche. Così come diceva Danilo prima, interpretare il macro testaccio come invece un luogo più sperimentale, più aperto alla città, più vicino alle dinamiche artistiche della città, avendo potuto realizzare tutta una serie di mostre, appunto, di artisti che lavoravano e che lavorano in questa città e che avevano bisogno un po' di un punto di riferimento, no? Di guardare al loro museo, al museo della città, come punto di riferimento artistico e di dibattito rispetto alla produzione artistica. E poi la grande novità, molto osteggiata all'inizio, aver deciso di aprire degli studi d'artista nelle quattro stanze che sono al di sopra. Ma questa era un'interpretazione che non mi veniva semplicemente da un'idea singolare, cioè da un'idea che avevo in testa e basta, ma riprendeva una tradizione innanzitutto delle accademie straniere a Roma, quindi qualcosa che aveva un legame forte con la natura con cui gli artisti stranieri guardavano alla nostra città, guardano alla nostra città, perché sono tuttora le cose più vive e più attive che ci siano in termini di produzione artistica, di formazione e di residenza. E quindi creare una residenza che fosse dedicata sia agli stranieri ma anche a quelli italiani. Tanto che scoprì nel progetto di Odile Deck esserci anche un appartamento dedicato a questo, che abbiamo riattivato e abbiamo ripreso proprio in quella funzione lì. E poi tante altre cose, riprendendo alcuni degli elementi di cui parlava Danilo, tenendo presente un rapporto con la storia di cui parlava
Luca Massimo, le famose cassettiere, ma insomma tantissime mostre, eccetera. La creazione, anzi no, la ripresa dell'Associazione dei Macramici, che è stata un'altra gamba di questo museo per tanti anni, fondamentale. Insomma, tutto quello che c'era bisogno per far strutturare un museo della città, farlo amare e farlo vivere. Da qui appunto poi una storia che è diventata un'altra storia, ma di cui appunto penso che ne parleremo e ne discuteremo nella tavola rotonda successiva, perché molte cose possano essere indagate e studiate. Grazie. Allora, sono Alberta Campitelli e sono stata direttore del Macro dal giugno del 13 a ottobre del 14. Sono stata un'anomalia in tutti i sensi. Dopo i miei cari amici e illustri colleghi che mi hanno preceduta, sono stata la prima interna e non scelta da una platea esterna, da professionisti esterni. Prima anomalia, un'interna, facente parte di quella sovrintendenza tentacolare di cui Luca Massimo parlava. Secondo luogo, non una contemporaneista, una storica dell'arte con esperienze anche nel contemporaneo, perché nel 2004 ho creato il Museo Bilotti, quindi insomma nel 2006 la scuola romana a Villa Torlonia, quindi con delle escursioni nel contemporaneo, ma non una contemporaneista come erano stati i miei colleghi. E ho trovato un gioiello, una struttura meravigliosa, quale nessun direttore potrebbe desiderare di meglio. Una struttura che non era solo un museo, perché qui c'è anche una biblioteca, c'è il Centro Documentazione Arti Visive, mi piace ricordare l'amica Rossella Siligato che l'aveva impostato a Palazzo Esposizioni anni prima che fosse, è così Rossella, vero? Prima che fosse poi portato qui. Era un luogo veramente polivalente, come un museo deve essere, un luogo accogliente, un luogo multistratificato, con più vocazioni e poi con una particolarità che nessun altro dei musei romani all'epoca aveva. Aveva una sua autonomia. Non era stato fatto quel passo che sarebbe stato fondamentale, a cui accennava Danilo, di farlo diventare una fondazione e di dargli una vera autonomia. Tuttavia, una delle poche cose buone che ha fatto la Giunta Alemanno è stata quella di creare il Macro come ufficio di scopo. Ufficio di scopo, il che significava, nel linguaggio burocratico del Comune di Roma, una struttura indipendente dalla sovrintendenza, con una sua autonomia di budget, una sua autonomia di firma, un suo protocollo, un suo ufficio amministrativo, cosa che aveva permesso a Bartolomeo di creare una struttura snella, efficiente, agile, con un proprio ufficio stampa che non c'era giorno, con persone come Maria Bommassar e Ludovica Solari, non c'era giorno che non usciva un articolo sul Macro, con un ufficio amministrativo che funzionava autonomamente, un protocollo che ti permetteva di far partire un atto sul momento e non di aspettare 15 giorni dall'invio in sovrintendenza al ritorno indietro con l'autorizzazione e tutto il resto. Qui una struttura meravigliosa. In più una dotazione di sponsor come Enel e Deutsche Bank e in più i Macro Amici, che con il loro sostegno permettevano di affrontare e sostenere tutte quelle spese correnti, chiamiamole così, che difficilmente un bilancio riesce a far spendere in modo celere e immediato. Quindi una macchina stupenda, meravigliosa. E devo dire, poi questo sarà, spero, l'argomento della tavola rotonda che faremo dopo,
perché io ho interpretato il mio ruolo di direttore, non di curatore. Cioè io sono stata un direttore non curatore, a differenza di chi mi ha preceduto, perché, tra l'altro, un po' perché per caso mi sono ritrovata a dirigere questo luogo in quanto ero l'unico dirigente storico dell'arte presente all'interno della sovrintendenza capitolina, qui il sindaco pensò bene di nominare me. In secondo luogo, anche per una mia convinzione, però mi piacerebbe molto che questo fosse oggetto della tavola rotonda, io ho fatto il direttore nel senso di organizzatore, nel senso che quando mi arrivavano delle proposte io le vagliavo, essendo una storica dell'arte anche con una certa esperienza, penso di aver anche avuto una capacità di discernimento tra proposte buone e proposte non valide, e quindi ho dato voce ad una pluralità di soggetti e pluralità di linee di interpretazione e di valorizzazione del panorama artistico romano e italiano. Ne dico una per tutte. Mi si presenta una giovane, veramente giovanissima, Giorgia Calò, con un progetto di una mostra di un artista israeliano, Tzibi Geva, che non era nessuno. Era un progetto che mi piacque infinitamente e accettai di farlo qui al Macro. Ebbene, 6 mesi dopo, Tzibi Geva fu l'artista prescelto da Israele per rappresentare la nazione alla Biennale di Venezia. Quindi, evidentemente, era stata una scelta anche intelligente quella di dare spazio. Quindi, non mi pento delle scelte che ho fatto, dello spazio che ho dato a una pluralità di voci, come un'altra. Ad esempio, io ho accettato di fare la mostra di Giuliano Vangi. Allora, a me personalmente Vangi non piace, premetto, ma mi è arrivata una proposta che aveva un senso, con un progetto di allestimento firmato da Mario Botta, e mi sono chiesta, ma un museo pubblico ha o no il dovere di dare conto anche di una presenza nell'arte contemporanea discussa, forse troppo accademica, forse superata, certo non d'avanguardia, ma Vangi ha opere sparse ovunque, ha un museo in Giappone. È giusto che io censuri la presenza di un artista di questo livello solo perché non corrisponde alle mie corde, al mio gusto estetico, alla mia formazione e così via. E quindi feci la mostra di Vangi, la facemmo al mattatoio, anche se sarebbe stata più adatta qui, perché le opere erano talmente enormi che non potevano trovare spazio in altri luoghi. E è stata un'esperienza per me molto molto bella, molto interessante, e devo dire, come Danilo, anche io ho lasciato un resoconto protocollato, una copia ce l'ho anch'io, una penso che sia rimasta negli uffici del Comune di Roma, e da questa copia protocollata risulta che con un budget comunale di meno di 400.000 euro ho realizzato 35 mostre o eventi in più o meno 20 mesi. Qui non poco come bilancio, usufruendo ovviamente della sponsorizzazione dell'Enel, di Deutsche Bank e del supporto dei macroamici. Ma devo dire che questa esperienza, che è stata bella perché uno staff meraviglioso, scelto fior da fiore da Bartolomeo e da Luca Massimo, che ho ritrovato forse anche da Danilo, non so chi ci fosse ancora, uno staff meraviglioso, una macchina, un ingranaggio perfetto, che aveva un pregio a differenza dei musei, degli altri musei comunali, quello di essere un ufficio di scopo, quindi di godere di un'autonomia. Ebbene, io tanto, tutti lo sanno, ho sempre parlato molto apertamente, continuo a farlo e non ho nessun motivo per non farlo. L'assessore alla cultura Giovanna Marinelli nel settembre 2014 decide che il Macro doveva perdere quel po' di autonomia della quale aveva goduto fino a quel momento, e quindi viene fatta una bella delibera per cui il Macro
rientra sotto le ali della sovrintendenza, diventa un ufficio di sovrintendenza, quindi perde la sua autonomia. Ora, io non voglio dare giudizi su quello che è successo dopo, posso solo dare dei numeri, che l'ultimo anno in cui io sono stata direttore del Macro, ripeto, godendo di una eredità strepitosa che mi hanno lasciato coloro che mi hanno preceduta, il Macro è arrivato ad avere 225.000 visitatori e ce la battevamo tra Macro e Maxi. L'anno dopo Enel se n'è andata, Deutsche Bank se n'è andata, i Macro Amici se ne sono andati e il Macro ha avuto 135.000 visitatori. Questi sono dati, non sono opinioni. Dopodiché, ecco, io penso che la politica con il Macro abbia fatto un errore clamoroso di non saper valorizzare questo luogo. Penso che però adesso, perché mi piace guardare al futuro, ho continuato a seguire il Macro in questi anni e ho molto apprezzato il lavoro che ha fatto Luca. Luca lo sa, ho portato i miei studenti della LUIS spesso ad incontrarlo, a parlare, a vedere quello che si faceva. Adesso abbiamo una grande occasione, l'ex mattatoio. Sull'ex mattatoio sta per cadere una pioggia di 80 milioni di euro tra Università, Accademia di Belle Arti e PNRR. Allora, l'ex mattatoio può diventare veramente il polmone dal quale il Macro può ripartire, alimentando anche questa struttura. Questo è l'augurio che io faccio al Macro e io ho provato a lavorare sul mattatoio nel breve periodo in cui ci sono stata, uno spezzatino immondo, e spero che in questa occasione sia possibile rilanciare un vero progetto Macro che tenga conto di queste due anime, come Danilo ha ben illustrato, e che possano essere veramente il trampolino di lancio per una dimensione internazionale, ma anche di valorizzazione delle eccellenze locali. Grazie. Ringrazio il Macro e Luca per l'invito, mi fa piacere raccontare, diciamo, i 14 mesi di Macro Asilo, perché il tempo è andato scendendo, insomma, e anche il budget è andato scendendo, perché chi mi ha preceduto ha raccontato come venisse meno l'Enel, come venissero meno una serie. Io sono, diciamo, approdato qui in una situazione, credo, abbastanza buia di questo museo, con un cambiamento forte in atto, perché il Macro passava sotto l'egida dell'azienda speciale Palexpo, quindi, diciamo, c'era una nuova, con un'idea di creare un polo del contemporaneo che mettesse insieme questo luogo, il mattatoio, il Palazzo delle Esposizioni, quindi, diciamo, una forte riorganizzazione. Ma diciamo, io sono arrivato qui e le condizioni di gioco, lo dico, non mi piace mai parlare di denari, però è importante, soprattutto quando poi si dice Maxi e Macro, no? Insomma, voglio dire, il Macro che diciamo mi sono trovato così diciamo a gestire aveva poco più di 30.000 euro al mese, diciamo, da cui toglievamo gli stipendi di tutti coloro che lavoravano qui, più naturalmente avevamo la luce, avevamo le pulizie, questo non, diciamo, non le pagavamo con quei soldi, ma diciamo 30.000 euro sono 1.000 euro al giorno. Allora, diciamo, molto banalmente, c'erano due strade, io ho provato ad aprirne una terza, cioè una strada era chiuderlo, che era la cosa forse più onesta, cioè se un'amministrazione non investe nel suo museo, il sogno di cui parlava Danilo è, insomma, lontano, diciamo, no, da 1.000 euro al giorno. Insomma. L'altra era quella di mettersi seduto in ufficio in attesa delle proposte interessanti che gallerie, privati,
altre, no, venivano a portare chiavi in mano, cioè non possiamo fare niente, offriteci e scegliamo il meglio di quello che arriva con una certa casualità. La terza ipotesi è stata quella di aprire la porta e dire questo è uno spazio del comune, cioè di tutti, e costruiamolo insieme come se fosse, come dire, un grande pranzo dove chi invita non ha la possibilità di offrire, diciamo, la cena per tutti, ma ognuno può portare qualcosa di cucinato e con quello, diciamo, stare insieme. Quindi l'idea è stata quella di aprire la porta, di chiedere agli artisti, agli intellettuali, agli esperti, a tutti, anche alle gallerie, cioè di venire qui e regalare, diciamo, a questo spazio un po' del loro tempo, un po' della loro, come dire, arte, un po' della loro cultura, un po' del, facendone, diciamo, veramente una sorta di porta girevole. Io ho, proprio per via anche dei costi e anche del tempo breve che avevo, in realtà era 2+2, poi si è ridotto a 2, ma il tempo era veramente poco e mi piaceva che da quella porta entrassero tante cose, perché i musei in generale, questi spazi tengono la porta spesso troppo chiusa. Io capisco che, diciamo, bisogna fare fronte a questo tsunami dell'arte espansa, a queste moltitudini di artisti, pseudoartisti, artisti autodichiarati che fuori esistono e bisogna dare garanzie, certezze, rassicurare, ma il mondo di fuori è un mondo, come dire, no, assolutamente fluido, complesso, articolato. Mi piaceva che questo luogo divenisse uno spazio per l'apparizione, diciamo, delle forme di vita artistiche, delle forme di vita in generale, non nel luogo dove queste forme spariscono, perché uno entra e non ci sono mai, no? Quindi che, diciamo, quello che era, insomma, l'anello finale di questa catena che tutti ci hanno insegnato, no, a considerare del cosiddetto sistema dell'arte, che poi è qualcosa di molto più complesso e articolato di come ci viene narrato, diciamo, ci fosse quello che ho chiamato scherzosamente l'ecosistema dell'arte, cioè che qui apparissero querce e funghetti, che questo mondo brulicante che si occupa di questi temi qui trovasse casa, uno spazio, potesse entrare rapidamente, uscire per fare spazio agli altri e poi magari tornare. E questa macchina, diciamo, che ha sostituito le mostre con una palinsesto giornaliero che cambiava, diciamo, producendo 500 eventi al mese. Ora pensate a questa sorta di miracolo che si riesce a fare quando si chiama la città a collaborare, no? Cioè 30.000 euro al mese da cui si tolgono tutti gli stipendi, 500 eventi al mese, 333.000 visitatori che hanno attraversato questo spazio con mia grande gioia. Qualcuno questa, come dire, invasione di un luogo sacrale non l'ha apprezzata, non fa niente. Io ricordo, non faccio nomi, un importante artista che proprio il giorno dell'apertura, ci furono 8.000 visitatori, da lì disse: ma chi sono? Cioè, rivolgendosi a queste masse, no? Di visi non conosciuti e non familiari, che in qualche modo venivano percepiti come oltraggiosi, no? Dici, ma perché sono venuti qui? Ecco, io penso che il museo debba essere un pezzo di città e debba essere anche, possa essere anche una città in miniatura, dove si sperimenta un'idea diversa di città, insomma, in assenza di frizioni, una specie di spazio ideale in cui la città può provare a cambiare. Grazie. Eccoci, devo dire, è stato molto interessante ascoltare 5 interventi, adesso si è unito anche Luca in questo dibattito,
che senza rifare così una ripresa storica in sé, ma ognuno dei quali ha sottolineato il carattere della loro direzione. Devo dire che ogni istituzione presenta un carattere materiale e immateriale. Ritengo che il macro, dal punto di vista materiale, si è caratterizzato innanzitutto da una collezione che è ereditato, come sappiamo, dalla Galleria Comunale d'Arte Moderna Contemporanea, ma anche da un edificio, nel senso che da una parte il recupero di quello che si chiama archeologia industriale della ex Birreria Peroni, affiancato da un'ambiziosa espansione di questa ala da parte di Udildec, rifletteva anche questo duplice carattere che sottolineava Ecker, questa internazionalizzazione e valorizzazione del territorio. Quindi c'era anche un eco da questo punto di vista anche nei luoghi, al quale poi va aggiunto questo luogo di sperimentazione, appunto, che era il macro. E con la nascita del macro questa ala viene bandito un concorso, come sappiamo ci vogliono 10 anni per aprirlo, però diciamo che uno degli aspetti interessanti è che è come se la prima opera, a mio modo di vedere, doveva essere il museo stesso, la prima opera da mostrare. Questo per quello che riguarda, diciamo, i caratteri, così, la materialità e l'hardware del museo. Nell'immaterialità, diciamo, c'è una certa, vorrei sottolineare, una certa opacità che ha caratterizzato questo decorso, un'opacità che i direttori hanno ereditato, che è anche legata a una mancanza di autonomia, come hanno detto in vari, un'autonomia poi ritrovata, come è stato anche sottolineato, e ripersa di nuovo, però diciamo che c'è un carattere discontinuo che traspare. E vorrei proprio iniziare da questo aspetto, da questa discontinuità, forse da questa fertile discontinuità che hanno caratterizzato le varie direzioni, sia come vocazione, sia come durata anche, e come budget. Ho avuto un po' difficoltà, devo dire, nel preparare questo intervento, questo tavola rotonda, nel reperire dei dati, e i dati sappiamo che in sé non è che dicono tutto, ma se non altro possono essere la base per un dibattito, possono essere l'inizio di un discorso critico, di un discorso analitico, e invece forse gran parte dei un assistente qui del macro, Carlotta, la ringrazio, ha trovato molti dati, ma negli archivi dei giornali, più che negli archivi del museo, diciamo, dove c'è una difficoltà, diciamo, di reperire questa, magari quando parlo di dati parlo, insomma, magari i tre dati fondamentali possono essere qual era il budget di una direzione, qual erano il numero di opere che sono entrate in collezione e magari il numero di visitatori. Anche questi, invece, grazie a questi interventi abbiamo avuto anche modo di avere un'idea un po' più chiara di ogni direzione. Ecco. E quindi, iniziando a parlando di questi caratteri diversi, vorrei un po' riassumere, Ecker ha giustamente parlato di una vocazione che poi, diciamo, caratterizzata da un'assenza molto forte di autonomia, decretato un po' che il progetto iniziale, quella vocazione di progetto iniziale, era fallito. Questa grande ambizione, dobbiamo anche pensare che nel 2001-2002 non c'era un luogo di arte contemporanea a Roma, quindi anche il successo di pubblico dei primi anni, fino anche al 2007, forse è stato uno degli anni più
c'è stata una grande risposta di pubblico, era, mostrava anche questa fame che la città aveva di contemporaneo, un contesto completamente diverso da quello attuale, ed è interessante non tanto vedere ciò che è successo, ma quali sono le basi per andare avanti, per quali sono le basi di un futuro. E la prima, vorrei iniziare da Luca, che non è ancora intervenuto, proprio perché nella sua idea avere questi, diciamo, offrire questi 5 interventi poteva essere un modo per ricostruire un puzzle per poi discutere, e vorrei chiedere a Luca, poi via via a tutti gli ex direttori del Macro, qual è stato secondo loro il rapporto con la città, essendo appunto un museo di arte di Roma, della città di Roma, con un museo specifico di contemporaneo, qual è stato il rapporto col pubblico, ma in particolar modo con la città stessa, e le, diciamo, per esempio Luca, la tua idea e il risultato che finora hai potuto vedere. Sì. Io sono stato nominato per la prima volta con un bando e appunto la direzione è iniziata in gennaio del 2020 e chiaramente sono cresciuto in questa città, quindi ho visto l'evolversi del museo nel bene e nel male e quindi, come dire, la proposta della programmazione è nato da, prima di tutto, da uno studio e da un'osservazione dello stato attuale del museo e da guardarlo, come dici te, rispetto al ruolo locale, ma anche in quello in come si poteva inserire questo museo in un dibattito internazionale e quindi riuscire a mantenere, come dire, questa doppia dimensione, anche perché in 20 anni sono cambiate radicalmente le istituzioni, tutte le istituzioni d'arte contemporanea sono state sottoposte in modo alcune volte spontaneo, altre volte forzato all'esterno, a un processo di autointerrogazione rispetto al proprio ruolo e quindi per me era importante partire un po' dalle fondamenta e provare, rispetto a quelli che erano dei limiti, come dire, oggettivi, che appunto negli interventi che abbiamo sentito sono emersi in modo molto molto chiaro. Uno era anche la durata, no? Dirigere un museo è diverso da dirigere un'istituzione senza collezione, si cerca di fare un discorso a lungo termine, e quindi 3 anni sostanzialmente, che poi oggi sono diventati 4 per via della pandemia, che è un altro avvenimento chiaramente che non era stato previsto a gennaio 2020, che ovviamente ha avuto un peso chiaro, però neanche lo, non mi piace neanche leggerlo come poi quella fonte di problemi, perché appunto per un progetto del genere partire ed essere così interrotto e andare a singhiozzo è stato complesso, però appunto cercare di costruire un museo in 3 anni per me sarebbe stato quasi un fallimento farlo in un modo convenzionale e canonico, e quindi l'idea di proporre ed immaginare questo museo come reale luogo di sperimentazione, non solo nei contenuti ma anche proprio nella sua infrastruttura, quasi nell'hardware, era importante. E in più, guardando anche al paesaggio di istituzioni locali e soprattutto, no, anche a come anche il Maxi stava lavorando, credo che fosse importante dargli un'identità molto forte e specifica. E quindi ha guardato nell'idea appunto di trasformare il museo stesso in un progetto espositivo e cercare di trovare una formula per ovviare alla disarticolazione di questo corpo architettonico
l'idea di, appunto, di tradurre l'idea di una rivista a uno spazio del genere rispondeva a più punti. Uno era anche di provare ad accogliere delle tipologie di pubblici diverse. Devo dire, oggi vedere che forse la maggior parte del pubblico è un pubblico nettamente giovane, è un qualcosa di, per me, di molto, molto bello, anche perché il pubblico è anche più ostico da portare dentro un museo. Guardare al discorso dell'interdisciplinarità, che anche a me, come Luca Massimo, è un termine che è fin troppo abusato oggi, e spesso i musei oggi sono interdisciplinari non per loro volontà, ma di nuovo perché sono obbligati a esserlo, no? Oggi i grandi musei internazionali sono dei grandi festival continuativi, in un certo senso, dove rispetto alla funzione anche della collezione, che è l'elemento più identitario di un museo, oggi è diventato, pensiamo anche a un museo dal Pompidou al MoMA, è diventato un elemento di un grande puzzle, ma non più con una sua centralità. E quindi anche a guardare nel modo in cui è stato strutturato, a anche offrire un tipo di mostre, di contenuti, di offerta culturale che un po' anche andasse a sopperire a delle lacune, penso alle lacune, a questo non romana ma direi italiana, a livello della formazione, dell'educazione, quindi guardare al design, alla musica sperimentale, all'editoria e proporre come dire, un museo che non fosse un museo affermativo nel suo modo di porsi, ma che in questo processo di autointerrogazione, che non offrisse un'idea di intrattenimento, ma riuscisse in una forma accessibile nel tipo di display, nel modo di svelarsi, mantenesse un'alta attenzione rispetto alla complessità delle pratiche, delle attitudini contemporanee. E questo, quindi, riuscire da un lato a dargli un ordine, di avere un'attenzione proprio all'idea della mostra, all'idea dell'opera, e riuscire a, come dire, coniugare da un lato a come accrescere la collezione. Quindi qua è stato fatto un focus sui giovani artisti italiani, dall'altro quello di portare delle figure di artisti internazionali con delle mostre di un certo respiro antologico per la prima volta qui, e dall'altro di guardare anche alla storia di questa città, alla storia delle mostre di questa città, come poi nelle passate programmazioni sono state anche ovviamente toccate, penso, non so, alle mostre sulle esperienze di alcune gallerie seminali che sono state fatte durante la direzione di Luca Massimo. Quindi un dato solo a livello di gestionale, di governance, da 5 anni quando io sono entrato e con me tutto un nuovo team creato da zero, e il macro era sotto la governance dell'azienda Palais Expo, che appunto gestisce ancora oggi il Palazzo di Esposizioni Macro, il Mattatoio, che un tempo era parte appunto del macro e oggi invece è un'istituzione autonoma, nonostante ancora oggi molte persone pensano che sia parte del macro. Quindi per me, credo, oggi il museo deve da un lato tenere le antenne aperte rispetto a quello che è il presente, ai cambiamenti epocali che sono avvenuti, dall'altro però deve mantenere le redini e capire dove vuole stare. Quindi credo lo sforzo è proprio riuscire a mantenere questa doppia velocità. Sì, quindi anche un luogo, si sente, di sperimentazione, riprendendo un po' anche quanto ha detto Pietro Marchi, come intendeva che cos'è un museo, magari riprendendo anche questo tipo di esperienza, ma vorrei entrare più nello specifico, veramente nel rapporto con la città, con Roma, e magari faccio un esempio: lavoro in un museo in Olanda, a Rotterdam, che è un museo comunale, e
e abbiamo dei doveri in quanto museo comunale, quindi abbiamo rispetto alla città di Rotterdam, c'è un budget di acquisizioni solo per artisti che vivono, che lavorano nella città, c'è un curatore legato a questo tipo di, e che ha l'attenzione, che usa il proprio tempo nel visitare gli studi, nel essere più vicino alla città e nel sviluppare un programma intorno a quello che si chiama il programma e la collezione della città all'interno del museo stesso, mentre altri curatori magari lavorando più a livello nazionale o internazionale fanno sì che l'offerta diventa, c'è un rapporto tra le due e per noi questo è, diciamo, è quasi una missione ed è molto, molto chiaro anche le risorse da dove vengono e che vengono devolute a chi abita la città, perché siamo un museo comunale, l'edificio è del comune e anche la collezione è del comune, siamo dei semplici custodi noi di un bene che è della città. Partendo dalla prima e l'ultima esperienza, Ecker invitò una serie di artisti, come ha citato, della Scuola di San Lorenzo, quindi che hanno caratterizzato Roma, hanno, diciamo, preso possesso del pastificio dal 79 in poi, quindi e sono stati una spina dorsale, direi, nella città, fino ad arrivare a De Finis, che veramente con il suo programma ha abbracciato, ha aperto le porte alla città. Quindi vorrei entrare nel merito e sentire un po' ognuno di voi nello specifico se c'è stato, trattandosi di museo comunale, un'attenzione nell'organizzazione, diciamo, istituzionale o burocratica del museo stesso verso la città. Chi può iniziare? Luca Massimo? Sì. Right and left. Dunque, penso che i modelli sono diversi, nel senso, prima qualcuno parlava di una macchina, di un luogo, eccetera. Ti danno un museo così, ed è indubbio che è così in una realtà politica così. Perché sarebbe anche un po', come dire, ingenuo pensare altrimenti, e questo secondo me è un punto da farsi, vai, no? Cioè, vai in quel paese, si parla quella lingua, purtroppo, e la cosa interessante è proprio che la cosa che ho dovuto combattere di più era l'idea, la mia battuta di prima, no? Sembrava di stare a New York. No, si sta a Roma. È l'idea di una sorta di un modello, come dire, che è funzionale ed è newyorkese, eccetera. Quando invece, come ha detto Danilo, l'internazionalità di Roma era già insita nelle collezioni, ho visto delle cose straordinarie nella storia, nelle gallerie. Io vengo da una città che è Venezia, che ha, come dire, una protesi di contemporaneo molto forte, quasi totale, un'intelligenza artificiale, ma è la Biennale, perché per il resto in città di contemporaneo non c'è assolutamente nulla, e Capesaro è una città, è una, come dire, un museo modernissimo ancora, 1902. Per cui l'idea era quella di capire perché a Roma, come dire, ci fossero più isole di Venezia. E l'idea è stata proprio quella di mettere insieme queste isole e di capire dove fosse, torno a dire, il pubblico. Anche perché avevo visto alcune persone prima, anche di capire quale fosse la collezione, perché alcune afferivano, altre non afferivano, e mi ha fatto piacere che tu abbia citato prima anche i documenti. Cioè i documenti, il centro di documentazione, tutta la collezione di video che arrivava da Palazzo delle Esposizioni, quindi insomma una sorta di grande lascito, perché come hai detto tu, un museo, a differenza di un luogo per le esposizioni, ha le sue radici in ciò che ha o che riesce ad arricchire, quindi nel tempo siamo riusciti anche a capire. Nascono così poi con questa specie di trucco, insomma, i macro video drink, che non erano intrattenimento. Faccio riferimento alla tua frase, passando sopra un ponte, una delle passerelle, con un addetto ai lavori, insomma, disse: ah, quello lo conosco, quello lo conosco, quello lo conosco, non conosco nessun altro. Dico, quella è la missione del museo, ottimo, uscire da questa cosa. E abbiamo in un qualche modo aperto uno spazio
anche oltre le generazioni, facendo delle mostre curiosissime, infilando anche, come dire, un'altra figura che viene un po' spesso rimossa, che è quella delle nuove generazioni, avevamo detto non si dice rovina, non si dice generazione, dei curatori, quindi con delle piccolissime operazioni come Roommates o le operazioni sugli anni 80, ITs are back, vedo il nostro, insomma delle piccolissime cose, si riusciva a veramente interfacciare, a far interfacciare due artisti, quindi dei coinquilini, due giovani artisti, insieme a un giovane curatore, e in un qualche modo creare in modo istituzionale, se vogliamo, anche un rapporto con la città, cercando di unire questo arcipelago funzionante. Per me, che venivo da una città dove non c'è contemporaneo, ricchissimo di contemporaneità, dove appunto arrivava Shirin Neshat e si presentava, piuttosto che gli altri artisti, le grandi gallerie, eccetera, e che non si rendeva conto forse di questa fortuna, no? Io venivo, come dire, dalle palafitte, insomma, quindi era palafitte che sono ogni due anni rinnovate, e quindi questo è stato un po' il rapporto, cercare di nuovo di riaprire a questa idea. Abbiamo avuto la fortuna di Enel, appunto, che ha sposato questa curiosissima avventura e che in un qualche modo ci dava la possibilità di fare quello che all'inizio per noi era il compito più grosso, cioè quello anche di comunicare, come i cani piccoli appena nati fanno molto rumore, di comunicare in un modo abbastanza aggressivo all'esterno e all'interno della città, proprio per far sapere che c'eravamo, e anche questa cosa che io non vedevo assolutamente come una lotta, appunto, con il parallelismo con il Maxi. Quindi era proprio quest'idea di lavorare su una città che aveva già una struttura e, devo dire, anche delle grandissime collezioni, delle fondazioni private, delle persone che si occupavano e che vivevano nel contemporaneo. Quindi l'ho sempre vissuta come appunto una casa aperta, ma devo dire che la cosa che ha stupito di più, e la stampa forse in quelle poche cose che hai letto più o meno veritiera, ma insomma, è che Roma ha reagito molto bene, insomma, ed era molto piacevole questa cosa, un po' dopo il piemontese a Portapia, diciamo, è riuscita a capire che tutto sommato si lavorava per lei, insomma, per la città, e questo per me è molto importante. In più, essendo ormai da tanto tempo in Veneto, non uso più il termine territorio. Non mi piace. E quindi, troppo connotato adesso. No, è perché, come dire, zone temporanee di azione va bene, fa anni 90, però voglio dire, l'idea di territorio mi terrorizza, insomma, l'arte contemporanea è antitetica al radicarsi, cioè noi siamo quello che siamo perché gli artisti viaggiavano, perché le opere viaggiavano, perché ci si, come dire, contaminava, e mi vedo di più come un untore positivo, termine che in questo periodo un po' così, ma insomma in questo certo. Io volevo aggiungere qualcosa sul rapporto del macro con la città, che secondo me si è dipanato con successo, come ha detto Luca Massimo, lungo due filoni: il filone delle residenze di artista, perché le residenze degli artisti che erano qui al macro non erano dare un'ospitalità all'artista perché sta qua chiuso nella sua cameretta e produce delle opere, ma gli artisti avevano proprio un programma molto fitto di raccordi e rapporti con le gallerie pubbliche e private della città. Quindi l'artista che stava in residenza al macro aveva il compito di assorbire quello che accadeva nella città, riportarlo nell'opera che poi realizzava all'interno del macro. E questo secondo me è stato un esperimento molto importante, perché ha fatto sì che si creasse una rete, un legame attraverso questi quattro artisti che stavano periodicamente qua, con tutto il vivacissimo tessuto delle gallerie d'arte contemporanee romane. E questo è stato sicuramente un elemento molto valido, che ha creato un nesso
tra il museo pubblico e le gallerie private, e sicuramente è stato molto positivo. Il secondo, Luca Massimo lo ha accennato, ma io credo che meriti un approfondimento, è l'apporto di Enel nel realizzare delle grandi opere gratuite e aperte al pubblico. Ne cito due, le più eclatanti: il Big Bamboo a Testaccio e la Rete dei Draghi, così è stata chiamata, che fu fatta qua nel cortile del Macro. Ebbene, queste opere, che erano visitate in modo totalmente libero e gratuito, non entravano nel conteggio dei biglietti in nessun modo, perché erano degli spazi aperti alla città, hanno fatto sì che sia il mattatoio, l'ex mattatoio, che il grande atrio del Macro diventassero dei luoghi, delle piazze, delle vere piazze. Io ricordo dei pomeriggi in cui non riuscivo a lavorare perché c'era un tale chiasso nell'atrio della gente, dei bambini che si affollavano, non so se qualcuno se la ricorda, la rete, questa rete fatta all'uncinetto da quest'artista giapponese, dentro la quale i bambini e anche gli adulti entravano, si arrampicavano. I miei nipotini se la ricordano ancora, pur essendo piccolissimi all'epoca. È stata un'esperienza che ha creato veramente un'appartenenza di questo luogo alla città, e la stessa cosa è stata con il Big Bamboo. Mentre la rete è stata smantellata perché era destinata ad un altro sito espositivo, il Big Bamboo, e mi fa molto dolore pensarlo, è stato distrutto. Perché? Per due motivi. Uno, bisognava fare dei lavori. Il mattatoio, come sapete, è ancora in fieri con i lavori che vanno fatti, quindi non c'era nessuna urgenza di smantellarlo. Ma il motivo principale era che, siccome era un'opera fatta tutta a mano, legata da cordini, bisognava fare ogni anno una verifica manutentiva. Quindi bisognava verificare che non si staccasse niente, e questo costava sui 40.000 euro l'anno. E allora il Comune di Roma decise basta. Vabbè, e nel momento, certo, in cui il Macro perde l'autonomia, anche questo è stato un effetto, il Big Bamboo viene distrutto, buttato al suolo e smantellato. Sì, c'è anche il bello dell'effimero. Ma sì, anche il bello dell'effimero, sì, però era, certo, insomma, no, un elemento molto caratterizzante. Certo, assolutamente, e catalizzante anche per il pubblico. Luca Massimo, volevi aggiungere qualcosa riguardo... No, era un moto verso luogo, sì. Citavi appunto poi la Casa del Farfalle, eccetera. La prima collaborazione che riuscì a intercettare con Enel in realtà era un'installazione di Doug Eiten all'esterno della città sull'isola Tiberina. Quindi la grande installazione doveva essere, come dire, il Macro doveva in un qualche modo copartecipare come luogo con opere d'arte contemporanea collocate in spazi vagamente centrali, tipo l'isola Tiberina, insomma, e quindi il progetto era piuttosto interessante. L'unica mia condizione era quella invece di fare il contrario, cioè di far sì che operazioni così importanti, così visibili, così a portata, venissero, come dire, al Macro, nella sala Enel o in altri luoghi, per far sì che la città rientrasse, quello che stiamo dicendo tutti, insomma, in modo diverso, che la città attraversasse questo luogo trovando delle robe, come dire, curiose, eventualmente delle opere d'arte. Ecker, durante la sua direzione Roma, appunto, come accennavamo, è stata presente nella programmazione. Abbiamo parlato della scuola di San Lorenzo, in edificio, poi c'era questo luogo così di, come ha definito lei, di rapporto con il territorio. Quindi il rapporto di... Si è partiti dal rapporto con la città? È stato parte di quella vocazione che citava prima? Beh, certo, indubbiamente il rapporto con la città all'inizio è stato un rapporto enormemente forte, però trattandosi di una tavola rotonda io preferirei parlare, come dire, per vocabolari, no? Allora, usare delle parole e capire intorno a queste parole che cosa c'è, perché abbiamo detto alcune parole interessanti che secondo me andrebbero sviluppate. Allora, la prima parola che mi mette un po' di orticaria è sperimentale. Cioè, pensare che un museo abbia obiettivo sperimentale è di per sé, secondo me, un errore. Il museo è sperimentale. Chiediamo a Pietro Marchi, che esatto.
interessante. Nel senso che il Museo d'Arte Contemporanea è per sua natura sperimentale, come dire, è un prerequisito senza il quale non si può fare un Museo d'Arte Contemporanea. Seconda parola d'ordine, collezione. Allora, il concetto di collezione è un concetto centrale ai musei. Anzi, se noi vogliamo dire mettere in rischio, noi possiamo dire che in una situazione di grande cambiamento che stiamo vivendo, in una situazione anche drammatica di cambiamento che stiamo vivendo, è probabile che chi sopravviverà a questo tsunami culturale di cambio generale del mondo dell'arte siano gli spazi che hanno una collezione. La collezione è quella che ti garantisce una permanenza. Terza cosa, museo. Ora, è vero che il museo è uno spazio che ha una collezione e la centralità della collezione rimane sempre, secondo me, una centralità forte. Verissimo quello che è stato detto da Luca sul fatto che questa centralità si è profondamente modificata. Se la collezione era fino a pochi decenni fa, anche in un museo d'arte contemporanea, un aspetto conservativo, valorizzativo e di studio e di approfondimento, oggi, soprattutto a partire dal 2000, da quando per primo la Tate, per primo Nick Serota, ha modificato il processo di elaborazione della collezione, la collezione è diventata una risorsa. È il meccanismo che tu utilizzi per realizzare mostre, per esempio, per vendere mostre, per affittare mostre. La collezione dà un luogo di semplice analisi passiva, si è trasformata via via in tutti i musei, quelli grandi e quelli più piccoli, in un meccanismo di sostegno anche economico molto forte. Cioè, oggi gran parte delle attività svolte dai musei nel mondo attingono per una parte considerevole alle proprie collezioni. Chi non ha queste collezioni non può attingere ed è obbligato a prendere le cose esternamente. Terza cosa, luogo. Allora, il rapporto di ogni museo con il proprio territorio non può che essere strettissimo, non può che essere l'ancora che in qualche modo lega la programmazione al proprio territorio. E qui nasce un problema, che è quello della personalità. Cioè, ogni museo deve avere una personalità. Questo è il vero problema. La personalità del museo viene data dalla collezione e dall'attività che fa intorno a questa collezione. E abbiamo visto varie personalità molto distinte qui. Sì, certo. Il problema è proprio quello di misurarsi e discutere intorno alla necessità di una personalità, certo, del museo. La personalità del museo è la parte è fondamentale. Il luogo è quella parte di personalità che lega il museo al territorio. Ora, noi abbiamo, durante la mia direzione, che ovviamente è stata molto più lunga di quella dei miei colleghi e quindi ho avuto più possibilità di sviluppare quella personalità che ovviamente in due anni nessuno riesce a dare, a segnare. È chiaro che in otto anni la personalità di Macro è una personalità che è uscita prepotentemente, tant'è vero che all'inizio addirittura una serie di gallerie nascevano nel territorio e passava la voce che questa zona diventava la macrozona, proprio perché nascevano gallerie, nascevano bar, nascevano situazioni esterne al museo, in qualche modo condizionate e valorizzate dal museo. La scelta della scuola di San Lorenzo come intervento più radicale di valorizzazione del territorio nasce dal fatto che nel momento in cui Macro nasce, nel momento in cui Macro si pone come museo internazionale, il problema è quello di poter valorizzare quelle risorse che già sono in qualche modo emerse e che hanno bisogno di un'ulteriore valutazione, cosa che fanno tutti i musei stranieri in tutto il mondo, soprattutto in tutto il mondo occidentale. È chiaro che prima valorizzi quelli che stanno già emergendo in modo da dargli supporto più solido. Poi è
chiaro che per esempio la festa degli 80 anni di Carla Cardi rimane comunque una cosa, un piccolo ricordo piacevole, che è la commemorazione, il ricordo di una grande artista romana, con una mostra fatta appositamente qui, tra parentesi, mostra che ha per la prima volta presentato realmente il Xylofoil, da cui poi è partita il successo degli Xylofoil. Non che li ha fatti per questa mostra, ovviamente, sono opere degli anni 60, ma presentati completamente in quel momento è stata una cosa fondamentale. Ultimo piccolo parola, Enel, sono contento che gli amici abbiano ricordato Enel, ma a questo punto posso svelare quello che ho detto prima. Enel era il soggetto che doveva entrare nella fondazione per far nascere il Macro. Con Enel ci abbiamo lavorato 2 anni per far sì che Enel entrasse come soggetto importante di fondazione, garantendo una cifra, devo dire, molto consistente, perché di fatto andava a coprire le spese di metà delle spese del museo. Quando poi questo progetto per il comune non è decollato, Enel comunque aveva preso degli impegni di lavorare su Macro e quindi ha continuato con cifre molto più contenute, però fondamentali per poter fare dei lavori sulla città. Certo, grazie. Volevo anche sentire Pietro Marche De Finis rispetto, così, dato che la vostra direzione, come diceva Pietro Marchi, il museo è diventato quasi una piazza, ho usato questa allegoria, e De Finis addirittura direi che ha abbracciato 500 eventi in un mese è impossibile. Quindi allora sì, è stato credo ormai ben detto l'idea di questo museo che diventava spazio pubblico, aperto alla città, con diverse funzioni, non soltanto quello espositive ma anche appunto quelle formative, di incontro, di didattica, di studio assolutamente, dei documenti e della storia. Si è sentito un po', sì. E della storia importantissima, della storia dell'arte della città, perché di quello che era successo e che continuiamo ancora adesso a tenere molto presente, questa dimensione di studio, di ritrovare insomma le radici da dove l'arte contemporanea ha preso le sue ispirazioni rispetto alla città e quello che è successo. Quindi queste l'abbiamo già detto e mi sembrano degli elementi che in diversi modi abbiamo interpretato un po' tutti quanti. Ora volevo tornare su quello che diceva Danilo sicuramente rispetto all'autonomia, perché credo che sia bene scandagliare un po' meglio questa questione dell'autonomia, perché il Macro è passato in diverse fasi, in diverse modalità, in diverse istituzioni l'hanno in qualche modo gestito in modo diretto o indiretto. Quello che dicevamo è, partendo da quello, dall'origine, che è il Macro viene istituito direttamente, poi assorbito dal gabinetto del sindaco e quindi con un'autonomia diretta di decisione rispetto alla volontà di avere un museo di arte contemporanea a Roma in quegli anni, come è stato ben detto. Poi invece ritorna sotto l'egida della sovrintendenza e dell'assessorato. Quando sono arrivato io è stato istituito questo ufficio di scopo. Lo scopo di questo ufficio, come dice la parola stessa, era quello di costruire la famosa, riprendere in mano la famosa idea della fondazione, che aveva delle garanzie di autonomia rispetto a quello in cui era stato gestito sino a quel momento.
Che cosa significa avere una fondazione? Avere una fondazione vuol dire avere un ente che viene istituito e che ha un suo presidente, che ha un suo consiglio di amministrazione, che ha un suo comitato scientifico e che ha dei processi di nomina delle persone che gestiscono quell'istituzione, quell'ente, chiare e trasparenti nel caso pubblico, ovviamente, no? Perché altrimenti se parliamo di una fondazione privata, a quel punto tutti i processi sono leciti, ma quando si parla di soldi pubblici e anche di soldi privati che entrano in un'istituzione che diventa da garanzia ai propri soldi, al proprio investimento e alla durata di questa istituzione, allora lì la cosa cambia. Quindi noi abbiamo lavorato in questa direzione, cercando di far capire alla politica che era necessario che il museo avesse un ente in grado di garantirne durabilità, legittimazione, credibilità e appunto autonomia. Queste sono le basi in cui i musei che non vengono direttamente istituiti dal pubblico, come nel caso del Boijmans, che invece ha una sua, non è una fondazione. No? Abbiamo dovuto farlo anche noi. Dovete farlo anche voi, vabbè. I problemi sono comunque quello diffusi. Che garantisce a chi si avvicina all'istituzione a delle garanzie che... Poi chiaramente tutte le istituzioni non sono perfette, c'è sempre delle limitazioni. Questo che vi ho raccontato è un'istituzione che è stata creata ad esempio per il Maxi. Il Maxi è finanziato per la maggior parte da un finanziamento pubblico, ma c'ha nella fondazione come socio fondatore proprio quell'Enel che avrebbe dovuto stare al Macro, invece... E poi è venuto al Maxi insieme alla Regione Lazio e ad altre realtà invece private importanti che ne costituiscono il Consiglio di Amministrazione. Questo non lo rimette al riparo totalmente dalla politica e dalle sue dinamiche, perché possono succedere delle coincidenze per cui in certi momenti, quando le cariche scadono, quando si arriva a una normale fine di durata dei propri incarichi, la politica può decidere autonomamente il da farsi sulle nomine, però non può smantellare quello che è la struttura, quello che è il funzionamento di questo ente. E questo è molto importante, perché il Macro invece ha passato di diverse modalità di gestione. Oggi, come diceva Luca, finalmente è arrivato ad essere gestito da un'azienda speciale. L'azienda speciale del Palexpo ha un grado di autonomia rispetto al Comune di Roma, perché c'è un presidente, c'è un consiglio di amministrazione, credo ci sia anche un comitato scientifico, giusto Luca? No, il comitato scientifico no, vabbè. Comunque ha delle dinamiche per cui se cambia il sindaco e il presidente è ancora in carica, il sindaco non può cambiare il presidente fino a quando non scade la sua carica. Quindi ha la possibilità di dare questa durabilità, diciamo così, all'istituzione. Sì, che poi aggiungo questo rapporto insomma odierno di oggi con l'azienda Pala Expo si può collegare un po' anche a una genesi, perché sappiamo, abbiamo detto alle volte, che il Macro trae origine dalla collezione precedente, che era quella della Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea, la quale inizia a prendere forma più di un secolo fa, nel 1883, quando il Comune acquista opere dall'Esposizione Internazionale delle Belle Arti, che sarebbe Pala Expo. Quindi abbiamo comunque dopo un secolo c'è un ritorno. Francesco, esatto, che mi ricollego a quello che diceva Danilo, questo avviene sulla base di una collezione. Esatto.
sulla base di una collezione. E volevo riprendere, poi volevo anche ascoltare De Finis, questo spunto interessante di cui parlava Eck della collezione. Sì, è vero che c'è stata una rilettura, diciamo, la collezione in un modo, in modalità dinamica. Forse non è un fatto così recente, mi ero appuntato una frase di Adorno dove diceva, la trovo interessante, volevo aprire anche al tema dello spirito, un po' che ha caratterizzato anche queste varie direzioni, di una certa vitalità, e Adorno diceva la parola museo a tonis gradevoli, descrive oggetti con cui l'osservatore non ha più un rapporto vitale e che sono in via di estinzione. Quindi l'idea di questa collezione stanziale, devono la loro conservazione più al rispetto storico che alle esigenze del presente. Museo e mausoleo sono legati da un'associazione più che fonetica. I musei sono come i sepolcri di famiglia delle opere d'arte. Allora, quindi è un argomento che comunque viene da lontano, ecco, questa rilettura in senso dinamico della collezione, e devo dire che anche da spettatore negli anni del Macro ho potuto assistere a una dinamicità di quello che è il concetto museo, un'idea in fieri sicuramente. E forse l'aspetto, diciamo, più estremo è stato proposto nella sua direzione, De Finis, senza addirittura mostre. Parlando di collezione, siamo arrivati quasi alla smaterializzazione dell'opera. Sì, in realtà non c'erano le mostre, ma c'era una grande mostra che era unica, il museo stesso, che si... museo nuovo, che provava a raccontarsi che non era il migliore dei mondi possibili. Non ho mai considerato Macro Asilo il modello che tutti dovevano seguire, ma era sicuramente, uso la parola che non piace a Danilo, una sperimentazione, diciamo, per capire cos'è un museo del XXI secolo, che non è un mausoleo, non è una chiesa e non è tante altre cose, no? Tra l'altro, proprio in quegli anni, l'anno prima, Cristiana Collu a Roma aveva rivoluzionato la Galleria Nazionale con critiche terrificanti, ma un'operazione straordinaria, no? Per rendere, come dire, una collezione, diciamo, poterci un dispositivo, ecco, diciamo, il mio progetto è stato provare a creare un dispositivo aperto, plurale, partecipato, dove tutti potessero in qualche modo giocare, gli artisti, il pubblico che non era più pubblico, perché era tutto performativo nel Macro Asilo, no? Cioè i pittori dipingevano ed erano anche performer, il pubblico partecipava ai dibattiti, si proponeva, c'è questa parola che figurava sempre, no? auto, c'è, cioè, l'autocandidatura, l'autoritratto, cioè questo era uno spazio di fatto autogestito in cui, messe sul tavolo poche regole del gioco, cioè ci sono delle stanze, ogni stanza più o meno svolge una particolare attività, come le persone, gli artisti possono entrare facendo una proposta, occupare questo spazio-tempo, e questa è la cosa nuova, secondo me, diventare il museo in quel loro spazio-tempo. Cioè io non ho mai messo l'egida su nessuna cosa che è entrata qui dicendo è arte, è straordinaria, ci metto la faccia, come spesso fa il curatore di un museo che propone mostre e con artisti di cui garantisce il valore, no, il successo, l'autorevolezza. Io ho detto, chi fa l'artista ci aiuti a come dire, creare un palinsesto, una sorta di caleidoscopico mondo in cui ci si interroghi continuamente su cos'è l'arte, su cos'è un museo. Le cose brutte che c'erano al Macro Asilo, c'erano tante belle ma anche brutte, mi dicono, certo, ma intanto
era quella, cioè l'idea era che ciascuno potesse e dovesse giudicare le cose che vedeva, la cui responsabilità stava all'autore che le proponeva. Ma questo succede sempre, è solo che c'è una specie di gioco per cui questo certo, dato sì. viene un po' nascosto, no? Cioè, quando c'è una conferenza, io sostengo una tesi, sono la figura autorevole che parla, ma qui il giorno dopo un'altra figura autorevole diceva esattamente il contrario. Allora non era, diciamo, l'idea di un relativismo assoluto, ma era sicuramente uno spazio agonistico, l'avrebbe sì. definito Chantal Mouffe. O un agorà era. Sì, sì, uno spazio dove ognuno sosteneva il proprio punto di vista in maniera autorevole, ma il giorno dopo qualcuno in maniera altrettanto autorevole sosteneva il contrario. E questo creava, secondo me, delle domande. Cioè, lo scopo di questo museo era farti uscire con delle domande, anche con un po' di mal di testa, sì, e non darti l'omogeneizzato col cucchiaino. Beh, quindi un palinsesto, come dice lei, un programma dove poi il ruolo del curatore veniva quasi sovvertito. E vorrei sentire da tutti voi in pillole, se possibile, il rapporto direttore, tra tutti i direttori c'è chi è stato anche curatore, ha curato le proprie mostre, in altri casi no. Vorrei sentire da voi, ma in pillole, possibilmente, come avete interpretato questo rapporto direttore-curatore. Iniziamo da te, Luca, poi facciamo il giro verso... Appunto, nel mio caso è stato abbastanza radicale, in quanto mi sono veramente interrogato su come, cosa poteva significare, come poteva affrontare la sfida di dirigere un museo, no? E, però in fondo poi la cosa che mi ha sempre più interessato e stimolato è in realtà lavorare con gli artisti e fare delle mostre, e quindi tramite anche l'ascolto anche degli artisti rispetto alla loro esperienza col museo mi ha portato a quell'idea di appunto di trasformare il museo in una sorta di mostra di mostre. Quindi nel mio caso il programma che ha preso piede in questi 3 anni, che appunto è in corso, e è un programma che è stato già definito tutto come dire in anticipo. E quindi c'è una commistione tra curatori interni, curatele seguite dal direttore, anche, e curatele esterne, giusto? Anche nel modo in cui il gruppo di lavoro del museo funziona è, come dire, segue questo modello. Quindi c'è il macro, un dipartimento curatoriale che sono 3 figure che si occupano del coordinamento delle mostre, una parte si occupa della produzione, e quindi è stato, come dire, cambiare il modo di guardare questo oggetto e vedere cosa succede, le conseguenze che comporta, ha attecchito tutto, compresa appunto ad esempio la collezione, che appunto essendo la collezione gestita e di priorità della sovrintendenza, il ragionamento è stato quello di ok, proviamo a guardare uno alla storia di questa collezione, ma guardando più allo stato attuale delle opere dal loro punto di vista, quindi ragionando sul fatto che le opere nelle collezioni, musei pubblici, la maggior parte delle opere passano il loro tempo nei depositi, non negli spazi espositivi. Dall'altro era costruire una nuova collezione, costruirla coinvolgendo anche lì degli artisti molto giovani, quindi anche questo, diciamo, se vuoi, atipico, perché un museo, di solito un museo ha un board, ci sono diversi passaggi e di solito si scelgono dei frutti maturi, qui invece si è puntato su dei frutti volutamente acerbi e in più, come dire, anche l'artista come curatore in certi casi ho visto, e soprattutto gli artisti hanno quasi tutte le opere che sono esposte nella sezione dei catalogo collezione, il 90% sono state prodotte per questa occasione, cosa che è molto atipica, perché nelle collezioni di solito ci sono dei musei che acquisiscono delle opere quando fanno delle mostre, certo, o decidono che voglio acquistare quella determinata opera. E anche il modo in cui i musei acquisiscono oggi le opere
E anche questo è interessante, come è cambiato il peso delle fiere, ad esempio, che appunto tranne rari musei che riescono ancora oggi, ma anche a acquisire secondo una visione no, chiara. Ad esempio, il caso della Tate è interessante, no? Come è costruito col board di collezionisti. Lì non è tanto il discorso economico che molto spesso si pone al centro, almeno spesso in Italia, no? Non ci sono soldi, lì non è un problema economico, ma è di altro sì, tipo. Ecker, nel suo caso, rapporto direttore-curatore? Allora, intanto ci sono tre distinte professioni, perché c'è l'artista-curatore... No, parlavo solo direttore-curatore. Luca ha introdotto anche la figura dell'artista, però... Sì, no, ma è centrale, perché ragionare sulla la figura dell'artista-curatore è assunto sempre più fisionomia. Sì. Ora, io ricordo che forse tra le opere, tra le mostre curate meglio di tutti ci sono quelle surrealiste di Duchamp degli anni 30, che sono qualcosa di assolutamente straordinario, che anticipa già la... Nel 38, sì, la mostra straordinaria. Che sono quelle che poi anticipano la filosofia della curatela narrativa. Il rapporto tra curatore e direttore sono in realtà due lavori molto, molto differenti, che ovviamente tentano di... unirsi, ma che hanno grandi difficoltà. Non è detto che un buon curatore sia anche un buon direttore e viceversa. Ovviamente quello che tutti noi speriamo è di fare degli ottimi curatori e anche degli ottimi direttori, questo è evidente, ma in realtà sono due professioni diverse. Sostanzialmente, per essere molto molto nel suo precisi caso, sì. Il mio caso è un caso complesso, perché in realtà io sono stato direttore per quasi 30 anni, anzi per sì, di più di 30 anni. E in realtà da alcuni anni io insegno filosofia della curatela, quindi è un percorso complesso. In realtà il vero problema, secondo me, è a chi ti rivolgi. Se sei direttore tu hai un compito, sei al servizio del pubblico, sei al servizio della collettività e il tuo obiettivo è rivolgerti alla collettività. Se sei un curatore puoi permetterti di rivolgerti all'artista o rivolgerti al tuo pensiero, alla tua filosofia. Questa duplice possibilità crea ovviamente degli scompensi. Io ho avuto, per essere sintetico e per tornare un po' alla mia storia, io ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorare e di imparare da molti artisti. Io credo di aver fatto moltissime mostre con Mario Merz, con Kiefer, con Gilbert and George, e da loro io ho imparato. Io penso che un buon curatore impara sempre dall'artista con cui lavora, però nello stesso tempo non deve diventare il maggiordomo dell'artista. Certo, ma nel suo caso quindi ha seguito personalmente le mostre che del suo programma, qui al Macro dico, nel suo caso? Beh, nei musei ovviamente un direttore non può fare tutte le mostre, no, diciamo, infatti, che ovviamente volevo chiedere, le mostre che io ho curato le ho curate direttamente in qualità di curatore e anche di direttore. È un grande privilegio che può il direttore decidere di, certo, farsi le mostre, questo è, esatto, evidente che è un grande privilegio. Nel suo caso Barbero ha anche invitato dei curatori esterni, è successo... Intanto grazie per aver introdotto forse nel sillabario, come dire, noi siamo un servizio. Di servizio, sì. E per me questa è una cosa fondamentale. E soprattutto, cioè, di passaggio. Che uno sia direttore, cioè, ed è la famosa domanda, un grande pittore o artista è anche un grande docente? Who knows? Fino ad arrivare alla famosa pubblicità, non ci vuole un grande pennello, però insomma, però è anagrafica questa cosa per chi ride. Il direttore è uno schizofrenico se è un buon direttore, nel senso che in questo caso io ero un direttore, ritorno a dire, che doveva mettere insieme molti pezzi, quindi da un lato un senso pratico abbastanza... se vogliamo smodato in una modalità a me sconosciuta. Prima parlavi dell'andare alla sovrintendenza ogni 5 secondi, io andavo alla sovrintendenza ogni 5 secondi e tra l'altro mi avevano anche avvertito che avevano tolto una figura che trovavo addirittura
come dire, quasi da letteratura inglese o americana, il camminatore, per cui non avevamo più il camminatore, che mi sembrava una cosa concettuale, e quindi il direttore, che non aveva, eccetera, doveva andare, c'erano questi viaggi in una Lourdes dove non c'era neanche il mistero di Fatima, quindi il direttore ha degli aspetti di rapporti molto curiosi, in più deve anche occuparsi, riprendo quello che diceva prima Bartolomeo, del fallimento delle ditte, eccetera, eccetera. Quindi c'era questo lato che avevo finalmente evitato per tutta la vita, come dire, dell'imprenditore immobiliarista in più piemontese in un quartiere costruito per buona parte da piemontesi nel fine dell'Ottocento, insomma non importa. Quindi il direttore era quello. Dall'altro lato, come abbiamo detto tutti, la molteplicità delle offerte, il direttore non può curare tutto. Faccio presente una cosa. Un direttore che per 19 anni è stato il curatore, o meglio, l'associate curator di un museo americano in America e in Italia, che è la collezione Guggenheim, per cui il direttore riusciva ad agganciare qualcuno e portarlo qui magari curando nelle mostre. Dall'altro lato, e riprendo quello che ha detto Danilo, effettivamente la nostra collezione non poteva produrre reddito. E quindi avevamo, cosa che invece in Guggenheim facevamo ampiamente, nel senso con grande dignità e senza nessun problema, nel senso che si facevano delle grandi mostre che venivano, come dire, pensate dai curatori interni, quindi piccolo gruppo di curatori giovanissimi interni, ma esterni per via di questa Zeta di Zoro di Zetema, e quindi per me era abbastanza curioso perché dovevo sciagurati che dicevo. No, ma mi divertiva perché noi non potevamo vendere i cataloghi nel nostro bookshop se non erano prodotti, insomma era abbastanza ostica come gestione, io sono una persona semplice e quando non capisco una cosa non capisco, generalmente poi me ne vado se non ne capisco troppe. Cosa succede? Quindi dall'altro lato tu stesso hai curato più di una mostra, forse due mostre qui, o forse uno o due, altre persone, cioè l'idea era quella della città vista attraverso questa figura curiosa dei curatori, perché il dialogo è sempre intorno all'artista, le cose. Penso che un modo di rovinare una città sia anche creare, come dire, non questi curatori alla page, cioè, ma degli agitatori che vadano a lavorare, come ha detto appunto giustamente Danilo, con gli artisti senza diventarne lacché, mettendo anche, come dire, delle cose in fissione, direi proprio. Quindi questo è stato un po'. Ho curato molte cose, ma essenzialmente era proprio questa idea di un laboratorio appunto continuo dove effettivamente si andavano anche a rintracciare delle nuove professionalità, termine che posso usare. Certo, è interessante, anche se poi sottolineiamo da dove si veniva, hai citato la collezione Guggenheim, eri associate curator lì, mentre Ecker veniva da lunga esperienza di prima a Trento, poi a Bologna, se non sbaglio, direttore. Luca invece prima esperienza come direttore in questo caso. Invece vorrei chiedere a Campitelli questo rapporto visto da un terzo punto di vista rispetto ai due citati precedentemente. E come hanno messo in luce molto chiaramente sia Danilo che Luca Massimo, curatore e direttore sono due professioni diverse che in alcuni casi possono coincidere nella stessa persona, ma sono due modi diversi di rapportarsi ad uno spazio. E io nel mio caso io non sono stata curatore, sono stata direttore. Questo tra l'altro è stato anche interpretato dall'opinione pubblica come una diminuzione del museo. Forse molti amici che sono qui si ricordano le polemiche perché l'assessore non nominava un direttore. In realtà il direttore c'era, non c'era il curatore, perché ero io che gestivo i bilanci, gestivo tutto quanto, organizzavo le mostre e facevo funzionare la macchina. Non c'era un curatore ed avendo presente un pregresso in cui da Danilo a Luca Massimo a Bartolomeo il direttore e il curatore avevano coinciso, il mio arrivo è stata una cosa abbastanza strana, però io credo e che poi anche il proseguo che c'è stato con l'esperienza di De Finis, che di fatto è stato, ha rinunciato ad esercitare un ruolo di curatela, di curatore come colui che seleziona, aprendo ad una molteplicità
di esperienze e di voci. E con adesso con Luca c'è stato in un certo senso un ritorno alla figura del curatore, con una sua linea, con una sua impostazione. Ecco, io credo che in questo via vai del Macro sia anche uno dei motivi della sua criticità, che sia in questo che la politica non ha mai avuto un'idea chiara di come dovesse funzionare, e anche rispetto all'autonomia, rispetto a quello che abbiamo ricordato tutti, che secondo me è proprio il vulnus alla base della criticità del Macro, del fatto che nasce con l'idea di una fondazione, viene fatto un ufficio di scopo per transitare l'istituzione del Comune di Roma verso la fondazione, l'ufficio di scopo invece di portare alla fondazione viene addirittura sciolto, e non a caso, come è stato ricordato, l'Enel, che doveva essere un soggetto, quando vede che questo progetto è totalmente sfumato, se ne va. Tra l'altro, ecco, questo mi fa particolarmente impressione se penso che questo avviene nel settembre 14, quando nel luglio 14 il ministro Dario Franceschini vara la riforma dei musei con l'autonomia dei musei, e con i risultati positivi che tutti quanti credo non possiamo negare ormai a 8 anni di distanza da quell'esperienza. Il Comune di Roma fa il gambero, invece di compiere quell'altro passo torna completamente indietro e intraprende un'altra strada. Ora, altro discorso è stato fatto, quello sulla collezione. Allora, io con Adorno non sono ovviamente assolutamente d'accordo con quella definizione di museo. Il museo, io magari sì, io ma poi sono, questo è il bello, io sono siamo qua. Un esponente dell'ICOM, tra l'altro per me il museo è qualcosa di vivo, di sociale, di attrattivo, di, che fa paradici nella società, nella realtà. Però un altro il museo è fatto di due elementi, un contenitore e un contenuto. Il Macro fa parte di quei musei in cui anche il contenitore è museo, nel senso che non è un edificio anonimo, ma una sua caratterizzazione, a cominciare dal Guggenheim, è stato il primo che è stato forse museo di se stesso, già come curarci una mostra dentro un inferno. Curarci una mostra dentro è un inferno, sì, fisicamente. Però, che diciamo appunto questa logica per cui anche il contenitore è esso stesso un oggetto museale. Ma poi c'è la collezione, e anche la storia di questa collezione è stata quanto mai ondivaga. Per un periodo appartenuta al Macro, per un periodo è stato dentro il Macro, ma di competenza della sovrintendenza. E quindi cioè, anche la gestione di questa collezione è stata quanto mai complicata e non lineare. Allora, io leggevo oggi un articolo su Repubblica e si chiedeva come mai il Macro non è decollato, ma da tutto quello non è decollato, ma da tutto quello che stiamo dicendo noi oggi, ma un'istituzione che non ha mai avuto un indirizzo politico definito, che non ha mai avuto una chiarezza di dove voleste andare, in quale direzione, con quale struttura, con quale governance e con quale obiettivo, come poteva crescere e affermarsi? Questo, a mio parere, spiega le difficoltà, però spiega anche Pietro, il fatto che si possa avere che finalmente si imbocchi a 20 anni, ormai adulto, forse può imboccare può la votare. Strada giusta. Pietro Marchi, vorrei rimanere su quel rapporto? Sulla, no, sul rapporto. No, io l'avevo impostata in modo un po' diverso, perché appunto, siccome ancora diverso rispetto l'incarico, sì, l'incarico mi era stato dato contemporaneamente per creare la fondazione, e quindi avevo già abbozzato anche un comitato scientifico, che era un comitato scientifico curatoriale che è di 4 aree, 4 diverse aree, una dedicata ai giovani artisti, una alla fotografia, una alle nuove tecnologie e l'arte, editoria e ricerca. Quindi ognuno di questi aveva un responsabile che era però interveniva anche in termini curatoriali
di proposizione di mostre e programmi all'interno del museo, e poi certamente anch'io, essendo della scuola, diciamo, dei direttori curatori, ho curato anche molte mostre direttamente, però appunto, siccome nella mia, quando c'ero io, c'era sia il Via Nizza che il Mattatoio, appunto, quindi una quantità di spazi e di possibilità di utilizzarli in modo diverso veramente notevole, c'era veramente spazio per una grande molteplicità di linguaggi e di proposte diverse. Certo. Due cose su questa relazione, diciamo, su come è stato, ma anche su quello che sarebbe dovuto essere dopo, perché la sua direzione è stata di 14 mesi. Cosa, certo. Delle, diciamo, dei ruoli, delle categorie. Cioè, io mi considero un autore nel momento in cui do le regole del gioco da solo. Cioè, come dire, no, questo è un museo che funziona così. Si accede così, si sta tanto, poco, eccetera, eccetera. No, questo lo faccio da solo, ovviamente non l'ho imposto quando mi è stato proposto di fare un progetto dall'amministrazione, io l'ho presentato. Era chiaro, lo hanno passato e quindi diciamo. Poi c'è un momento curatoriale che per me non è quello di scegliere, cioè ho scelto perché non è il paradiso dantesco, cioè è il paradiso dantesco a numero chiuso, non è un happening, io non ho aperto la porta dicendo è casa vostra, io vado in vacanza, fatene ciò che volete. Cioè, abbiamo faticato e lavorato giornalmente per riempire, no, questo infinito, questa griglia infinita di spazi tempi che nella nostra follia andavano occupati tutti, perché era spazio pubblico e quindi opportunità pubbliche. Allora, se rimaneva una stanza un'ora vuota, per me era un dispiacere, un'opportunità persa quell'ora di far sentire la voce di qualcuno. Quindi, se il lavoro di cura è faticare, abbiamo faticato tanto. Io non ho scelto, oppure ho scelto, diciamo, tra le cose che arrivavano, ma che si autocandidavano, e mi piaceva molto il fatto che questa macchina museale riuscisse, diciamo, a funzionare quasi da sé, senza che fosse condizionata dai miei gusti e dalle mie idee, che pure ho, credetemi, qualche gusto e qualche idea, cioè ce l'ho, ma perché il museo deve assomigliare a me? Cioè, no, la cosa interessante è che io potevo avere 1000 co-curatori che ogni volta proponevano e realizzavano un pezzetto di questo spazio che, ripeto, era plurale, era partecipato e metteva sul tavolo in maniera anche confusa, a volte difficile. Cioè, non, sicuramente non era uno spazio della semplificazione, era uno spazio che mostrava la complessità. Prima si diceva il buon curatore deve fare il giro degli atelier, giusto, ma a Roma esistono 18.000 architetti, cioè noi viviamo in un mondo con dei numeri, cioè quanti saranno gli artisti che operano a Roma? Certo, si conoscono i famosi, ma lì non c'è bisogno di fare il giro degli studi, se ci fermiamo a quelli che si conoscono. Se gli artisti a Roma sono 40-60 mila, è impossibile per chiunque di buona volontà fare il giro degli studi, e quando ha finito dovrebbe ricominciare, perché l'artista è vivo e quindi cambia, si modifica, no? Allora, creare un punto come questo, cioè un po' come quando, no, Maometto, non va la montagna, non va Maometto, ma ecco, diciamo, gli artisti li facevamo passare da qui. Se uno fosse stato interessato a questa rassegna, diciamo, a questi studio visita all'infinito, qui dentro ne passavano migliaia, li vedevi al lavoro, li sentivi mentre si raccontavano, li vedevi mentre, no? Quindi, diciamo, ecco, io ho cercato di far funzionare il museo come un pezzo di città, insomma, di restituire, diciamo, al massimo questa idea di uno spazio pubblico e autogestito. Esatto, spazio pubblico, quasi, diciamo, porte aperte. E a questo riguardo volevo anche brevemente, è tornato un po' l'argomento del musei, biglietteria, ingresso gratuito, pagamento. Vorrei un parere vostro, le politiche sono state molto diverse,
E vorrei un parere vostro, di ognuno di voi, che cosa ne pensate oggi, non per forza ciò che è successo in questo luogo, ma qual è il vostro pensiero su questa, se c'è il modello inglese dove l'ingresso è libero per la collezione e a pagamento per le mostre temporanee, e c'è altri modelli comunque distanti a noi dove i musei sono aperti al pubblico, non sono a pagamento, ed altri, diciamo quello più europeo, con un biglietto che adesso è arrivato in media a 20 euro. Chi vuole iniziare? Un vostro pensiero riguardo. Salgo subito il pensiero, perché siamo seduti dove c'erano le casse del museo, cioè qui dove noi siamo non era una vera piazza, perché qui c'era la biglietteria, che era un mobilone enorme che occupava tutto questo spazio. Diciamo che io ho preteso che la biglietteria fosse smantellata e che il museo fosse gratuito, diciamo. L'ho preteso anche per quel tipo di museo che andavo proponendo, cioè un museo che cambia ogni giorno, non si può pretendere che si paghi un biglietto ogni giorno, quindi doveva essere un museo aperto. A me piaceva l'idea, che poi è quella dell'architettura, che se piove uno si può riparare nel museo e intanto intercetta un video, vede un'opera o sente un Alexio magistrale. Cioè era bello anche che veramente fosse una porta aperta. Ma io sono più per, ritornando un po' più a un discorso strutturale rispetto al museo, per ovvi motivi professionali ovviamente, nel senso che poi ci vuole molto tempo a creare una credibilità di un'istituzione che ha le sue regole e la sua riconoscibilità a livello sia di pubblico che professionale, che il cambio di rotta, ma questo dico appunto molto più legato alle decisioni politiche a monte, perché poi invece è più che legittimo tutte le sperimentazioni, diciamo così, che si possono realizzare. Però ecco, come diceva Alberta, se si decide una direzione di un'istituzione che su cui sono stati investiti un sacco di soldi pubblici, cioè dei cittadini, e che ha dato una direzione, un'indicazione di dove andare, ecco, io penso che a quel punto sia anche una responsabilità a livello politico di non cambiare completamente rotta, perché questo è irresponsabile. Mantenere la biglietteria a un prezzo magari... No, adesso questo è un discorso generale. Vorrei sentire il suo parere. E arrivo al fatto che benissimo parlare di queste dimensioni ibride, perché è giustissimo dare la possibilità di accedere gratuitamente, ad esempio al Maxi abbiamo la collezione gratuita, quindi non si paga la visita alla collezione, ma le mostre temporanee si pagano, quindi io sono per questo modello ibrido. L'inglese. Capitelli? Allora, io sono d'accordo con Bartolomeo sul fatto che il pagare un biglietto è una forma di compartecipazione del pubblico alla gestione del museo, quindi è giusto che, essendo stato creato il museo con dei fondi pubblici, il cittadino contribuisca con una parte. Però penso anche che ci debbano essere delle forme di mitigazione dei prezzi dei musei, e le forme di mitigazione sono quelle che, non tanto la domenica gratuita, che secondo me in alcuni luoghi crea degli affollamenti eccessivi e grandi difficoltà di gestione, ma delle misure come vengono fatte in molti luoghi. Ne cito una internazionale, il Prado, una nazionale, la Reggia di Caserta, che dalle 5 del pomeriggio c'è un ingresso ad un biglietto estremamente ridotto, quindi di creare delle occasioni per chi non vuole pagare il prezzo pieno del biglietto di poter usufruire di occasioni particolari. Dopodiché credo anche che si debba lasciare un grande spazio a ogni museo, in nome di quell'autonomia che secondo me è molto importante,
di autodeterminare la propria gestione. E entro però certi limiti, perché se ogni museo adotta un criterio diverso si rischia di far perdere all'utente le coordinate di quello che è il sistema Italia in un certo senso. Quindi all'interno di un certo tipo di coordinate un museo può avere dei margini di organizzazione, tipo creare invece della domenica gratuita di dire, non so, la giornata del patrono, la giornata di questo, la giornata di quell'altro, ad ingresso gratuito per tutti quanti. Quindi credo che si debbano studiare dei sistemi misti. Giusto. Giusto. Aggiungo nel caso del Boimas, per esempio, il biglietto è pieno, però poi c'è un discreto successo di pubblico, ma poi rappresenta il 5% alla fine del budget, quindi non è che da lì si traggono veramente i fondi, però comunque è un rapporto di questo tipo. Luca? Io non ho un parere assoluto, nel senso, nello specifico ho scelto di mantenere la gratuità però di strutturare un progetto basato anche su questo, e quindi non semplicemente lasciarlo gratuito, ma appunto evitare che fosse un museo che diventasse realmente un luogo dove torni e sai che è in costante aggiornamento. Poi, ragionando anche su un aspetto concreto, che come si è visto con delle statistiche, quanto riesce a guadagnare quei biglietti musei d'arte contemporanea, ad eccezione di grandi musei in città come appunto il Bobo Mom, sono minimi. E credo poi questo è un ragionamento che si sta vedendo oggi, interessante. Guardiamo il modello inglese, appunto, collezioni gratuite, mostre temporanee a pagamento, però il pagamento oggi è 20-25 pound, e capire anche qual è il paesaggio istituzionale in quelle città. Quindi per me ha difficoltà a vedere una mostra insieme. E soprattutto oggi, che non c'era prima, dobbiamo pensare a livello di offerta culturale. Hai, soprattutto per le persone, penso anche più giovani, un abbonamento a una piattaforma di cinema on streaming costa il costo di una mostra temporanea, idem per penso a Spotify, ed sono punti per me dove non sto dicendo che è giusto, ma da considerare. Quindi è un giudizio, per me cambia a seconda di qual è l'istituzione, in quale momento storico e qual è il contesto. Grazie. Io sono perfettamente d'accordo con quanto dice Luca, nel senso che definire una strategia economica sui biglietti in assoluto e in astratto è assolutamente impossibile. È chiaro che la definizione di un costo di un biglietto dipende da moltissimi fattori, da dove è posizionato il museo, da dove che tipo di profilo c'ha, e mille cose. Quello che però mi sento di dire in modo assoluto è che quella filosofia per la quale la gente che deve pagare il biglietto non entra nei musei è falsa. La gente entra nei musei indipendentemente che si paghi o che non si paghi il biglietto. Io da alcuni anni curo una della serie di mostre in uno spazio che non fa nessun tipo, uno spazio privato, che non fa nessun tipo di agevolazioni economiche, che non fa nessun tipo di sconti per nessuno, nemmeno l'ICOM, mi dispiace. Eppure questo non ha minimamente impedito un flusso di pubblico enorme, e attenzione, un flusso di pubblico che per età è intorno ai 20 anni, quindi un'età bassissima. Allora, sgomberiamo dal campo l'ipotesi che il biglietto sia un deterrente a visitare le mostre. Non è vero. Va però detto che la percentuale di guadagno esclusiva sul biglietto è minima in qualunque museo, compresi i grandi musei. I grandi musei, io ho le statistiche del MoMA di però una ventina d'anni fa, e non superava il 5%. Quindi stiamo parlando di realtà che economicamente non contano. Però, detto questo, l'idea che comunque il lavoro di un museo sia un lavoro e che tu abbia la necessità di contribuire a quel lavoro, contribuire, una delle cose
molto simpatica che fanno in Inghilterra è mettere sempre la cassetta delle donazioni. Non è da lì che trovi ovviamente delle risorse economiche. È un segnale per esattamente come il biglietto è un segnale di contribuzione al sostegno del museo. La quantità e ovviamente quello dipende da tutti. Credo che per un museo importante, con una collezione importante, il modello inglese di suddividere le mostre temporanee dalla collezione sia un modello abbastanza attendibile. Ah, è vero. Perché è appena caduta l'acqua, ho detto magari rimango folgorato. Dunque, sposo completamente insomma, quello che in fondo stiamo dicendo, insomma, la tipicizzazione, modalità, eccetera. Sono anche d'accordo con Luca quando dice che è difficilissimo, come dire, pensare di guadagnare con l'arte contemporanea e invece renderla accessibile, forse questo è un modo. Con Danilo lo stesso, non è, come dire, restrittiva l'azione di far pagare un biglietto. Mi sembra che oggi, al di là di tutte queste modalità, la fondazione o non fondazione, peraltro parlavamo, no? La collezione è stata fondata alla fine dell'Ottocento, in Italia 100 anni sono poco, per cui insomma potremmo ancora aspettare un po' questo tema, per cui vedremo un attimo. L'assente oggi è essenzialmente tutta questa gente che va alle domeniche libere, eccetera, eccetera, intasare i musei, eccetera, sa che cosa sta vedendo? Cioè, quanti ne cadono innamorati e tornano e si fanno una domanda? Lo dico perché io, scusate se faccio sempre questo, dico, non parlo di territorio, poi parlo sempre di casetta. Cioè, io ci sono dei giorni in cui non riesco a uscire di casa perché tutta questa gente viene a vedere Venezia, ma non sa che cosa sta vedendo. La grande assente è la formazione. Cioè, la grande assente è spiegare a qualcuno di questi qui, che noi amiamo tantissimo, cioè i giovani, cioè che cosa stanno guardando, ma non solo loro, cioè tutte le migliaia di persone che fortunatamente adesso vanno al museo, soprattutto dopo questo momento un po' così, che si sono resi conto che non possono stare a casa sempre, ma che ci sia qualcuno, appunto un agitatore, un qualcosa che gli spieghi e gli dica, guardi, no? Cioè, lei sta guardando questo, quindi secondo me questo è un tema che i musei in Italia debbono, ma non per sostituirsi alla didattica, attenzione, ma sostituirsi proprio invece a questa forma di invasione che personalmente ritengo sia ancor più, se gratuita, inutile, perché un luogo in un qualche modo va anche rispettato, e quindi sono dell'idea che questo sia il punto. E come ha detto Danilo, in fondo pagare non è uno scandalo. Tu dicevi la piattaforma, rifaccio un esempio molto semplice, quant'è il costo di una birra, insomma, la sera, quindi non è un grosso problema. Con questo io ti ringrazio, padrone di casa, uso un termine veramente insopportabile, quindi anche Francesco e tutti quanti, e ringrazio tutti voi per la pazienza. Adesso però vorrei andare a vedere il museo. Allora, sicuramente ringrazio voi, quello che è stato interessante è che attraverso lo studio del macro, insomma, si è anche potuto analizzare quello che è così il rapporto tra cultura, tra politica e economia. Forse c'è un rammarico tra tutte queste, insomma, anche queste, abbiamo parlato di divergenze, un punto comune che nessuno di questi direttori che abbiamo davanti ha avuto modo di terminare il suo mandato così come era previsto, ci sono state delle interruzioni, questo è un dato, diciamo, che accomuna tutti, questo è un vero rammarico. Ci sono domande? Prego, mammi. Cioè, in tutto questo discorso, tra l'altro molto, molto importante, ma c'è una mancanza anche da parte vostra, per quello, oltre che fisica, e cioè la politica. Questo museo, che mission ha? Danilo, tu che eri all'inizio di questa storia, che cosa ti hanno detto? Che cosa volevano? Tutti questi soldi pubblici che sono stati spesi, qual era la mission di questo museo? Quella roba che di solito dei musei anglosassoni vedi, no? Entrando, questo museo è stato fatto per questo motivo. E Alberta, per quale motivo? Che cosa hai detto a Marinelli quando ne hai parlato? Avete avuto un rapporto? Insomma, la politica è stata assente ai vostri discorsi, tanto quanto è assente fisicamente e gravemente oggi qui. Ma non lo so, forse Alessandra è arrivata tardi. No,
No, nel senso che, certo, ma mi sembrava, pensavo fosse arrivata tardi, oppure sono stato io evidentemente a non essere abbastanza chiaro, ma io l'ho detto subito, la mission del museo all'inizio, quando è nato Macro è nato con una precisa volontà politica, all'interno di una cornice nella quale Roma stava dialogando con Parigi, stava aprendo la festa del cinema, stava aprendo l'auditorium, e all'interno di questa cornice di confronto internazionale nasceva a Roma il Macro, che era il primo museo d'arte contemporanea di Roma, e la volontà era quella di trasformarlo in una, avevo anche usato il termine particolare, di eccellenza, era quello di creare un meccanismo di eccellenza internazionale e italiano ovviamente, in grado di, tra virgolette, competere, comunque di dialogare con le grandi strutture internazionali. Questo era il museo, e l'apertura della prima mostra con Tony Horsler indicava proprio questa traiettoria. La traiettoria dall'inizio del museo, del Macro, secondo me era molto chiara, è stata chiara fino al punto di arrivare proprio all'attimo, alla soglia della creazione della fondazione attraverso il finanziamento di Enel, che era un finanziamento grossissimo perché entrava nella fondazione. Lì c'è stata una manchevolezza da parte del comune, che ha fatto marcia indietro nell'ultimo miglio, proprio il famoso ultimo miglio, si è fermato. Come? Allora, il motivo della marcia indietro, ovviamente io posso intuirlo, ma non lo posso sapere. Immagino che, essendo stata Enel l'ente che interveniva nella fondazione, immagino che, essendo una delle grandi realtà energetiche a Roma, potesse entrare in conflitto con altre realtà energetiche contemporaneamente presenti nella città. E immagino che il comune, il sindaco, davanti a questa prospettiva avesse fatto una pausa. Però questa è una mia intuizione, non è... Veltroni e... no, sì, non so se c'era ancora Gianni Borgna o se era arrivato di Francia. Sul fatto poi Alessandra, sul fatto poi dell'assenza di nessun rappresentante del comune, io l'ho detto prima, mi sembra di averlo detto in modo anche molto chiaro, è vergognoso che a 20 anni si presenta il lavoro di un museo della città e non ci sia presente nessun rappresentante della città a livello politico, non ci sia il sindaco, non ci sia l'assessore al bilancio, non ci sia l'assessore alla cultura. Questo è il segnale preoccupante e gravissimo dell'assenza grave nel dibattito. Erano stati invitati, no? Immagino che sono stati invitati, questo lo do per scontato, come dire, nel senso che il fatto che la mancanza, l'assenza grave di questo dibattito è che non c'è un interlocutore con il quale parlare, c'è semplicemente un pubblico grazioso e simpatico che ha superato 2 ore di pazienza delle nostre chiacchiere, ma manca l'interlocutore, mi manca la persona a cui dire perché non c'è questo. Perché il Macro è ancora a questo? Qual è il bilancio che si vuole dare a Macro? Questo interlocutore manca, ma io l'ho detto subito che mancava. Come ho detto che la mission all'inizio è stata molto chiara, limpida, decisa, e ho detto anche che in questi 20 anni mi dispiace riconoscere che quella mission è fallita. Riconosco e apprezzo il fatto che il museo però esiste e si è radicato nella città. Io intanto vi ringrazio, è stato tutto molto interessante, però ci sono dei punti oscuri che adesso sono meno oscuri. Allora, Walter Veltroni è stato il sindaco che ti ha nominato qua e ha fatto il Macro. Contemporaneamente però Walter Veltroni ha fatto anche il Maxi, quindi sapeva benissimo che, perché Walter Veltroni era ministro quando è stato iniziato il problema del Maxi, quindi non è che Walter Veltroni fosse una persona che non sapeva. Lui ha fatto prima come sindaco una cosa, prima come ministro una cosa e poi come sindaco un'altra, 2 cose in concorrenza. No. Non erano in concorrenza, ok. Allora però, se non erano in concorrenza, perché Enel, a un certo punto il Comune di Roma dice no a un museo che ha una mission? Dopodiché, tutto quello che avete detto sono le vostre idee, ma la città qui non c'è.
la città è assente sia come pubblico che come politici. Voi siete tutti eccellenti professionisti, miei colleghi, amici, eccetera, però quello che voi avete raccontato è un dialogo davanti a un convitato di pietra, che non c'è. Cioè, la città di Roma, di questo museo, probabilmente quando la fondazione è finita, come dicevi tu, e forse anche per questo è finita, di questo museo questa città se n'è disinteressata. Ve ne siete interessati voi, perché siete professionisti, perché avete combattuto una battaglia, ma dall'altra parte non avevate interlocutori, perché altrimenti gli interlocutori sarebbero qui oggi. Nella città c'è, nella politica c'è. Ci siete voi, ci siamo noi, che siamo più o meno tutti della stessa barca, ma non ci sono né i cittadini né i politici. E quindi cosa vuol dire? Che questo luogo è un luogo immaginario, ma non è un luogo reale. Forse lo era in quegli anni là. A me se non concesso che una persona che avesse fatto museo come ministro e poi un altro museo come sindaco di arte contemporanea a Roma non si immaginasse che a un certo momento queste due cose potessero andare in qualche modo in conflitto, come poi di fatto sono andate, come sappiamo. Ma siete anche riusciti a superare questo, perché nel 2010 effettivamente sono stati inaugurati due musei e anch'io sentivo la gente che diceva sembra di stare a New York, perché in quel momento sembrava di stare a New York, per il problema che però che entrambi i musei, ma questo in particolare, erano un po' senza gambe. E queste gambe, l'assenza di gambe si vede oggi, purtroppo. Scusate, ma è la realtà, purtroppo. Non... Scusa, voglio solo precisare una piccola cosa, Ludovico. Quando è nato... No, scusami Adriano, solo per rispondere una cosa, precisare una cosa rispetto al rapporto con il Maxi. Quando è nato Macro, Maxi era ancora il centro delle arti contemporanee. E il rapporto che era nato allora era un rapporto di grande collaborazione. Io e Paolo Colombo ci siamo incontrati mille volte a discutere le possibilità di relazione, di interscambio. In una città come Roma, che due musei diventano fondamentali, e ti spiego perché diventano fondamentali, perché ovviamente allenti la pressione. Cioè una città come Roma, che fa 3 milioni e mezzo di abitanti, con un flusso di pubblico che ne fa altri tanti all'anno, ha una pressione sui musei, una pressione enorme, soprattutto sul contemporaneo, di persone che chiedono, che vogliono, che propongono. Il fatto di avere due realtà è la possibilità di, come dire, allargare questa offerta, allargare questa pressione, la possibilità di muoversi con molta più disinvoltura. E l'errore è stato questo, e secondo me questo errore ha penalizzato sicuramente il Macro, sicuramente questo è evidente, ma ha penalizzato anche il Maxi. Anche il Maxi, perché anche il Maxi si è trovato bombardato da un'aspettativa e da una pressione enorme che il Macro poteva tranquillamente risolvere. E quando noi eravamo partiti su quel progetto, la volontà era proprio quella: dare a Roma due realtà che dialogassero fra loro e in qualche modo respirassero meglio. Tenete presente che Basilea è un'altra realtà, d'accordo, ma Basilea c'ha 4 musei d'arte contemporanea e è una città di 250.000 abitanti, quindi no, allora, io volevo aggiungere, non parliamo delle altre capitali europee che hanno decine di musei. Però scusa, c'è una cosa di cui tenere presente: negli anni di Bartolomeo e negli anni in cui sono stata io direttore, Macro e Maxi se la battevano con attrattiva, con capacità di iniziativa, con numero di visitatori. Quindi non è vero, non è vero che erano due realtà che una ha fagocitato l'altra, potevano tranquillamente convivere entrambe. Abbiamo un'ultima domanda. Adriana. Ciao, spento il microfono. Assolutamente presente, purtroppo lo è ancora,
è il problema sicuramente di questa città, di un rapporto forse malsano con la politica, non so, non saprei, qualcosa del genere, ma forse è il problema dell'Italia, per cui non è vero che è stata assetta, cioè la mission forse, qualche assessore, qualche sindaco l'avrà pur data, ma poi in realtà ha sempre fatto quello che voleva fare, tra un problema di nomi, che è una cosa diversa, da un progetto politico. Certo che è una cosa assolutamente diversa. Sicuramente, sono assolutamente d'accordo, però a quanto pare almeno all'inizio una mission, una, come dire, un'indicazione progettuale, programmatica c'era stata, insomma, poi dopo le cose ovviamente sono cambiate anche un po' relativamente alle persone che hanno assunto la carica. Certo, l'ho pinto ora. No, volevo solo due parole di in risposta a quanto Ludovico diceva, nel senso che il peso che la politica ha esercitato su questo museo lo vediamo dall'inizio, ne abbiamo parlato fin troppo, mi sembra chiaro, e dall'altro, e però mi piace parlare del presente di questo progetto, però lo voglio fare perché nonostante appunto la pandemia e tutto, vorrei dire che per me ha costruito qualcosa, ha un pubblico che lo visita, ha un impatto a livello internazionale che non dico abbastanza oggettivo, e quindi di questo quanto un gruppo di lavoro così piccolo e con delle risorse limitate rispetto a quello che è la gestazione, tutte le difficoltà nel suo fondamento, è anche, come dire, è un qualcosa di cui sono fiero e orgoglioso. Bene, un'ultima domanda, ci hanno spento i microfoni. Un'ultima domanda. Grazie a tutti, grazie. Grazie.